situazione economica che lei non vede più niente. Vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di commemorazione di Mila Baldo Cernin in occasione dei 10 anni dal suo decesso. Questa giornata è organizzata nell'ambito dei festeggiamenti degli 800 anni dell'Università di Padova e dei 70 anni dell'INFN, 70 anni contati da quando è stato appunto fondato e Padova era una delle 3 e poi 4 sezioni fondanti dell'INFN. È organizzato congiuntamente dall'Istituto, dalla sezione di Padova dell'INFN e dal Dipartimento di Fisica e Astronomia, e col patrocinio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Istituto Veneto delle Scienze, Lettere ed Arti. È organizzato sia in presenza che in remoto, avremo alcuni speaker in remoto, che comunque ringraziamo per la loro presenza. E io direi di cominciare subito, siamo già leggermente in ritardo, e quindi do la parola a Flavio Seno, direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Buongiorno a tutte e a tutti. Questo è un anno particolarmente importante per la nostra università, perché sono gli 800 anni dalla fondazione e perché dal 1° ottobre abbiamo per la prima volta una rettrice donna. Questo mette sotto una luce speciale questo evento, che vuole ricordare appunto Mila Baldo Cernin, che è stata la prima donna professoressa ordinaria di questa università. Mila Baldo arrivò a Padova subito dopo la guerra per studiare fisica. Qui in queste aule seguì le lezioni di Antonio Rostagni, di Michelangelo Merlin, di Niccolò Dalla Porta. E qui si laureò nel 1952 con una tesi proprio con Niccolò Dalla Porta. E qui conobbe anche Carlo Cernin, che sposò nel 1953 e che divenne il compagno di una vita. E Mila nel 58 ottenne la libera docenza e appunto nel 1963 fu la prima donna professoressa ordinaria all'Università di Padova. Quindi dopo 741 anni l'università ebbe una donna che raggiunse il livello più alto accademico. E in questa sede non sarò io a sottolineare gli aspetti scientifici dell'attività di Mila, ma io voglio invece illustrare i suoi impegni accademici. Mila credeva molto nel ruolo della didattica, dedicò alla didattica gran parte della sua vita accademica, tenne corsi di fisica generale e di fisica superiore con passione e entusiasmo. I suoi studenti la ricordano per la capacità di comunicare e di attrarre l'attenzione e per il suo continuo incoraggiamento a credere nel futuro con speranza. Mila ebbe moltissimi studenti, moltissimi allievi che poi proseguirono e si unirono al suo gruppo, andarono in altri gruppi in Italia o all'estero, e molti di loro sono qui presenti oggi. Mila si impegnò molto anche dal punto di vista gestionale. Prima come direttrice della sezione dell'Istituto di Fisica Nucleare, ma poi dal 1973 al 1978 come direttrice della loro Istituto di Fisica. In questo ruolo si distinse per l'equilibrio e la competenza
gestionare. Ricordiamoci, 73-78 furono anni molto difficili anche dal punto di vista politico, soprattutto qui a Padova. Ma una cosa importante che va sottolineata è che Milla fu in grado di continuare la sua ricerca e di svolgere la sua funzione pubblica contemporaneamente, gestendo entrambe le attività con le sue grandi capacità. E questo viene provato anche dal fatto, come ricordava l'altra sera Mauro, che quando lei finì il suo incarico di direttrice, poteva ambire a diventare rettrice o presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, invece fu capace di ritornare a fare ricerca e di farla ai livelli più alti. Ecco, non posso non menzionare poi le altre grandi passioni che aveva Milla, i libri, la cultura, la musica. Io non sono mai stato suo allievo, ma lo conoscevo, lo incontravo ogni martedì sera ai concerti degli amici della musica. Quindi una persona, una scienziata, direi globale, che univa quelle che noi chiamiamo le due culture diverse. Ecco, io penso che il Dipartimento, la sezione abbiano organizzato questa giornata non solo per ricordare una grande scienziata, ma anche per trasmettere ai giovani, alle giovani generazioni, l'esempio di una vita animata da passione civile, non meno che dedizione alla scienza. Sì, buongiorno. Il direttore di sezione Umberto Dosselli non può essere qui, è in treno, sta andando a Roma per il consiglio direttivo e mi ha chiesto di sostituirlo in questa presentazione. Milla è stata direttore di sezione per 3 anni prima di fare direttore di dipartimento e questo dà il segno della sua visione di come i due enti dovessero collaborare. Per lei erano assolutamente sinergici e praticamente indistinguibili, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Dipartimento di Fisica, ed ha sempre cercato di fare in modo che collaborassero strettamente ed è stata una delle persone di riferimento sia da una parte che dall'altra. In questo ha lasciato un segno che è tuttora presente e fortunatamente la collaborazione strettissima fra il Dipartimento e la sezione è tuttora in corso. La carriera scientifica di Milla copre 60 anni, dal 52 al 2011, non si è mai fermata e naturalmente in 60 anni lei ha visto cambiare la fisica enormemente. Ha iniziato con esperimenti che lanciavano emulsioni nucleari su pallone. Lei stessa scrive: era l'unica cosa che avevamo a disposizione finita la guerra e abbiamo utilizzato quella per fare le nostre ricerche, le nostre scoperte. E questo ha permesso di ricostruire un'attività scientifica e una scuola. Con le emulsioni nucleari poi è andata agli acceleratori, cercando acceleratori in tutto il mondo, e in particolare nel 57 lei ha scoperto, esponendo emulsioni nucleari all'acceleratore di Berkeley, ha scoperto la prima particella antiparticella strana, l'anti-lambda. Questa è una scoperta decisamente fondamentale perché non era ovvio trovare l'antimateria nella materia strana. E, fatto questo, lei si dedica ai mesoni K per lungo tempo e anche qui gira il mondo perché fa esperimenti ad Argonne, a Berkeley, a l'ITEP di Mosca e al CERN. E con i mesoni K esplora le proprietà delle interazioni deboli in tutto quello che si poteva trovare. Finita questa fase, quindi finiti gli anni 60, Milla comincia a lavorare il CERN. Il primo esperimento che fa il CERN è un esperimento sulle correnti deboli neutre che erano state appena scoperte e lei con l'esperimento di Aachen Padova conferma la misura, la prima misura ottenuta da Gargamel che all'epoca era ancora controversa e quindi dà un apporto fondamentale per stabilire l'esistenza di questo processo che è alla base la prima evidenza sperimentale del modello standard. Fatto questo, Milla comincia a lavorare con la grande camera bolla BEBCE
proponendo vari esperimenti e partecipando con diverse collaborazioni a varie misure sulla funzione di struttura, sulla misura dell'angolo di Weinberg, ma in particolare Mila propone la prima misura dedicata alle oscillazioni di neutrino al CERN e la porta a compimento con Babbage. Naturalmente non trovando le oscillazioni, ma portando la prima proprio esperimento dedicato a questa misura. Quasi in contemporanea con questo esperimento, lei comincia a interessarsi alla possibilità di esplorare i gruppi di grande unificazione e propone un esperimento sulle oscillazioni neutrone-antineutrone, che è uno dei pochissimi processi a basse energie che possono dare un segnale legato all'esistenza di gruppi di grande unificazione. Questo è un esperimento che nessuno aveva tentato prima, che richiedeva, di essere completamente pensato e organizzato, perché nessuno l'aveva appunto pensato prima. Ha richiesto un enorme sforzo, naturalmente Mila non da sola, ma con tutto il gruppo, in particolare all'epoca Gabriele Pugliarin. E riesce a compiere questo esperimento che porta il primo limite sperimentale e che tuttora, ancora oggi, è il miglior limite sperimentale per questo processo fatto su neutroni liberi. Finito questo esperimento, partecipa all'esperimento NOMAD al CERN sulle oscillazioni di neutrini. E finisce la sua carriera negli anni 2000 entrando nella collaborazione Icarus, l'esperimento di Carlo Rubbia, argon liquido sulle oscillazioni di neutrini ancora. L'esperimento all'epoca era il Gran Sasso e Mila dà un contributo col suo gruppo fondamentale per la messa in funzione del rivelatore per lo sviluppo dell'elettronica e l'analisi dei dati. Adesso il rivelatore è stato smontato, portato negli Stati Uniti al Fermilab e sta per rientrare in funzione il Fermilab, dimostrando che questo investimento, diciamo, si è conservato nel tempo, perché questo rivelatore ormai è una vita di 20 anni ed è tuttora alla frontiera della fisica. E diciamo, in tutto questo tempo Mila è stata assolutamente attiva e propositiva. Il suo gruppo era formato in modo da poter partecipare agli esperimenti dalla fase di progettazione, costruzione e analisi dati. Lei concepiva gli esperimenti come un tutt'uno, non concepiva di fermarsi dopo la fase di costruzione o partecipare solo all'analisi dei dati. Lei voleva vedere l'esperimento dall'inizio alla fine e lo pensava dall'inizio alla fine, e soprattutto ha sempre cercato di fare esperimenti che dessero un contributo originale, ma che potessero essere svolti in un arco di tempo ragionevole. Questo è vero dall'inizio alla fine della sua carriera, e questo le ha permesso di spaziare in così tanti temi di fisica e di dare contributi importanti in tutti questi temi. Va bene, io mi fermo qui. Il saluto della rettrice ci viene portato dalla prorettrice Barbara Arfè. Grazie, vi ringrazio, posso stare in piedi. Prorettrice, io la ringrazio, delegata, molto meno. Io sono qua a rappresentare la rettrice, ma anche tutta la squadra di governo dell'Università di Padova. È, devo dire, una situazione di cui sono grata anch'io, perché conoscevo questa figura, ne avevo sentito parlare. Ho conosciuto alcuni dei suoi studenti che me ne hanno parlato come di una persona che trasmetteva passione per la disciplina, però ho voluto un po' documentarmi prima di venire e leggere qualcosa di più di lei. E devo dire che Mila Ceolin rappresenta proprio una figura, io uso il termine figura e non donna appositamente, perché l'intelligenza, la capacità, la qualità scientifica non hanno genere, dal mio punto di vista, e penso che questo fosse anche un po', fosse la visione di questa straordinaria donna e scienziata, che incarnava e rappresenta ancora quelli che sono, mio modo di vedere, ma modo di vedere dell'università, della nostra squadra di governo e della rettrice, i valori di questa università.
ossia l'applicazione, l'interesse, però a 360 gradi, che coinvolge la ricerca di base, la ricerca scientifica, ma anche un pensiero culturale un pochino più esteso, ampio. Il fatto che questa grande donna organizzasse continuamente eventi, fosse già inserita in reti europee molto prima dell'avvento di tutte queste reti di cui oggi noi tutti sfruttiamo in qualche modo le spinte, le opportunità, dà la misura di quanto fosse antesignana questa grande figura scientifica della nostra università. Ecco, il mio augurio è che questa università possa continuare a contare tante mille e anche tanti milli in un certo senso, perché abbiamo bisogno di tornare un pochino a questa visione di cui parlava anche il nostro collega, 360 gradi, che esca un pochino dalla specializzazione che abbiamo oggi in tutti i nostri domini di ricerca. Quindi auguro a questa giornata tutto il successo, sono sicura l'avrà, vi seguirò perché stamattina resto con voi e vi ringrazio moltissimo dell'invito. Benissimo. Il prossimo saluto viene dal presidente dell'INFN, Antonio Zoccoli. Antonio Zoccoli è a Roma per il consiglio direttivo dell'INFN, si collega da remoto e quindi... Non c'è. Va bene, allora. Parisi è qua. Ah, benissimo. Vabbè, allora, finché aspettiamo che il presidente possa collegarsi, naturalmente che sì, appunto il consiglio direttivo non è il momento migliore per essere liberi a intervenire. Avevamo chiesto già. In tempi non sospetti a Giorgio Parisi, al professor Parisi, di partecipare a questo evento, perché Milla era stata un membro dell'Accademia dei Lincei e l'Accademia dei Lincei aveva organizzato una bella giornata di commemorazione quasi 3 anni fa di Milla a Roma e quindi avevamo invitato il professor Parisi, che conosceva molto bene Milla e devo dire che era estremamente rispettato da Milla, di intervenire. Dopodiché, sapete tutti, il professor Parisi ha preso il Nobel, eravamo un po' timorosi, dati i suoi impegni, pensavamo di perderlo, invece ha garantito il collegamento, si collega da remoto e quindi possiamo collegarci. Chiediamo di attivare il microfono. Sì, sì, il microfono è attivo, mi sentite? Un attimo. Mi sentite? Un attimo, Giorgio. Adesso provi? Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, volevo innanzitutto congratularmi con tutti gli organizzatori di questa conferenza, di questo ricordo di Milla, per averlo organizzato e anche per me invitato. Cioè, è certamente importante che le persone che hanno avuto un ruolo storico in un'università, in un paese, nella scienza, siano ricordati, sia, come si diceva, per trasmettere l'esempio alle nuove generazioni, sia perché è estremamente importante che questi riconoscimenti vengano fatti. Uno potrebbe a questo punto citare tutti gli argomenti che stanno nei sepolcri del Foscolo. Ovviamente i sepolcri adesso non si usano più, però l'idea che bisogna in qualche modo ricordare i grandi del passato come esempio per il futuro è certamente vero per quanto riguarda il caso di Milla, il caso degli altri scienziati. Poi è estremamente importante fare questi ricordi, perché in fondo è importante che
per il futuro anche la storia della scienza. E cioè è importante che gli storici del futuro possano capire che cosa è successo in questo secolo, nel secolo scorso, per la scienza, sia in generale per la scienza italiana, e molto spesso queste informazioni si perdono, cioè col passare degli anni diventano sempre più rare le persone che si ricordano. Ovviamente ci sono i documenti scritti, ma i documenti scritti spesso non sono di facile interpretazione, quindi è molto importante, iniziative di questo genere sono estremamente importanti. Allora, Milla ha avuto un ruolo cruciale nella fisica italiana. È un ruolo cruciale non solo per gli studi fondamentali, come sono stati, come è stato ricordato precedentemente, e adesso non vorrei rifare la storia dei vari studi che ha fatto. Quello che mi ricordo è che certamente lei è una fisica di altissima classe, con una perfetta conoscenza della teoria, e conoscenza che era fondamentale anche per poter organizzare, introdurre tutte le attività sperimentali, perché un buon sperimentale deve conoscere bene la teoria anche per capire quello che cose sono le cose importanti da misurare, perché devono essere misurate, e questo Milla era certamente bravissima. Io non ho avuto grande possibilità di frequentarla, perché io ho frequentato molto poco Padova e relativamente poco il CERN, fino a quando non sono stato nominato accademico dei Lincei. Milla era socio nazionale quando io sono stato nominato socio corrispondente, quindi certamente lei deve aver votato per la mia, no, per la mia nomina. E nell'ambito Accademia Lincei avevamo un'enorme quantità di tempo, di possibilità di parlare durante le riunioni, parlare a pranzo, sempre negli intervalli di pranzo e nelle riunioni, commentare vari avvenimenti, e poi anche di parlare di tutta una serie di argomenti che esulavano moltissimo dalla fisica, ma erano fondamentali specialmente per delle persone come Milla, come molti altri dei miei soci, me compreso, i quali credono che la scienza sia una parte della cultura, e che quindi la cultura deve essere presa nella sua interezza, e che le varie posizioni culturali in settori diversi si influenzino l'uno con l'altro. Allora, Milla era, secondo me, per quello che ho potuto vedere interagendo con lei, era una persona che aveva una capacità straordinaria di parlare con le persone, di trascinarle, di dargli entusiasmo. Ora, vedete, il mestiere dello scienziato è un mestiere abbastanza peculiare. Richiede concentrazione, grande concentrazione, grande intelligenza, dedizione. Normalmente non dà grande vantaggio economico, specialmente all'inizio della carriera. Certo, poi se uno prende il Nobel quelle cose cambiano, però uno non è che può partire da questo presupposto. Quindi quello che è importante per uno scienziato sono le soddisfazioni, ma le soddisfazioni sono un po' di natura diversa a quelle che uno ha nella vita normale, e in qualche modo quelle soddisfazioni di uno scienziato sono un acquired taste, sono un gusto acquisito, ed è estremamente importante il ruolo del maestro o della maestra, il ruolo dei maestri, per cercare di far apprezzare agli studenti e alle nuove generazioni proprio questo taste, questo gusto per la scienza. Infatti la scienza è un enorme puzzle, e ogni pezzo che viene messo nel posto giusto aggiunge le possibilità di collocarne altre. E in questo gigantesco mosaico ogni scienziato aggiunge delle tessere, con la consapevolezza di aver dato il suo contributo.
e che quando anche il suo nome sarà dimenticato, coloro che verranno dopo si arrampicheranno anche sulle spalle per vedere è lontana. E questo è qualcosa che è importante per gli scienziati, ma non è la cosa che ti insegnano da piccolo su quello che è importante nella vita. Quindi bisogna che ci sia qualcuno che te lo spieghi e te lo spieghi con l'esempio. E Milla, secondo me, è stata bravissima, bravissima a fare tutto ciò, a crearsi allievi e a motivare studenti, ed è stata una personalità eccezionale, secondo me, in tutti i sensi. Grazie mille. Grazie. Grazie, professor Parisi, dell'intervento. Naturalmente può rimanere nostro ospite fino a quando vuole. Grazie, grazie mille. Sollevo il microfono. Bene, forse adesso siamo in grado di collegarci con il presidente dell'NFN che può collegarsi adesso. Sì, buongiorno a tutti. Scusate, ma prima c'è stato un disguido con il link, per cui ero collegato ma non potevo parlare perché avevo un link che non era quello corretto. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua e dare un saluto in questo evento che ricorda Milla Ballo-Ceolin. Penso che Milla sia stata una persona eccezionale nel campo della nostra fisica, la fisica nucleare e subnucleare. Ha dato contributi in diversi ambiti, sugli antiperoni, sul neutrino, era una persona di riferimento. Era anche una donna e è importante, secondo me, il suo ruolo come donna nella fisica, perché a quei tempi le donne che raggiungevano la posizione che ha raggiunto Milla e facevano le ricerche come le ha fatte Milla erano veramente poche. E quindi, come diceva Giorgio prima, lei è stato un esempio per tanti giovani, ha fatto scuola e un esempio anche per tante ragazze che si sono cimentate in questa impresa che è la ricerca fondamentale. Io ho un ricordo da quando ero appena laureato di Milla, il primo ricordo che ho di lei, ed ero ad una scuola di fisica subnucleare organizzata in cui c'erano tutta una serie di grandi professori che si litigavano tra di loro, eccetera. Quindi noi ragazzi eravamo tutti molto intimiditi. Poi arrivò Milla che fece una lezione molto bella sui neutrini e a quel punto ci fu qualcuno di questi professori, forse era Rubbia, che le fece una domanda e lui disse «Sì, sì, Carlo, dai, stai buono, queste cose non c'entrano niente». E ho visto Rubbia che si è subito zittito e è stato rimesso al suo posto. E mi ha colpito il carattere forte, persona molto schietta e diretta e soprattutto il rispetto che altri colleghi che io conoscevo di fama avevano di lei e questo è stato il mio primo incontro che ricordo sempre con grande piacere. E penso che sia bello adesso ricordarla e noi come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, visto quello che ha fatto, abbiamo anche istituito una borsa di studio per la prima volta quest'anno per incentivare le giovani ragazze che si laureano in fisica a fare una tesi nel nostro ambito e quindi chi sceglie, chi applica per la borsa Milla Ballo-Ceolin nel nostro campo poi dopo viene supportato durante il periodo di tesi. E questo secondo noi è una cosa importante appunto per incentivare le ragazze che sono ancora poche nel nostro campo a intraprendere questa carriera. La cosa paradossale, Milla è una sperimentale che hanno cominciato i fisici teorici e anche questo deve essere un segnale importante, vedere quanto questa persona era stimata, e adesso da quest'anno la seguiranno anche tutti i fisici sperimentali, quindi avremo borse di studio in tutti gli ambiti di ricerca dell'NFN per le giovani ragazze che fanno tesi nel nostro ambito. Quindi è un piacere essere qua, vi auguro buon lavoro e buon divertimento soprattutto. Ciao a tutti.
Grazie Presidente, buon consiglio direttivo. Grazie, purtroppo mi dispiace, ma è finito in perfetta sovrapposizione, per cui non posso partecipare di persona, ma avrei partecipato molto volentieri. Ci dispiace non essere stati capaci di disaccoppiare le due cose, ma era impegnativo cambiare le date. Il prossimo intervento è di Stavros Katsanebas, chair del consorzio EGO sulle onde gravitazionali, che è il maggior esperimento in Italia su fisica multimessenger, che è stata una delle attività che Mila ha cominciato pioneristicamente. Stavros Katsanebas è stato un protagonista ed è tuttora un protagonista della fisica astroparticellare in Europa, ha avuto cariche di ogni tipo e penso che tutti voi lo conosciate, ma in particolare negli anni 70 è venuto a Padova per un periodo di tempo come postdoc, ha lavorato nel gruppo della Mila, quindi conosce bene l'ambiente, era ben conosciuto da Mila e l'ho invitato con grande piacere. Quindi Stavros, se riesci a collegarti. Sì, grazie Mauro, è un grande piacere e onore di essere con voi oggi. Ho avuto una relazione quasi sentimentale con questa donna scientifica che era un ruolo modello per me. Voglio condividere il mio schermo, potete darmi un po', per mostrare qualche immagine, qualche slide, è possibile? Ah sì, oggi è possibile, grazie. Dunque, oui, comincio dal fatto che avete come la storia di postdoc, che sono stato a Padova con questa esperienza che ha fatto molti amici, che ho fatto molti amici in Italia. Ho cominciato a imparare l'italiano perché tutti i meeting cominciava in italiano e in inglese era finito in italiano, dunque sono stato forzato di imparare l'italiano. Era un bel esperienza, l'ultima e la più grande esperienza di Bubble Chamber, 700.000 immagini. Siamo stati vicino un ordine di grandezza alla scoperta. Era un dei momenti fantastici, guardo sempre gli amici di questa età, e le esperienze a questa epoca potevano essere esperimenti con tre righe di persone. E un'altra cosa che voglio dire è che parlare di qualcosa che ho trovato a nostro fan, diciamo, di Neutrino Telescope, molto importante per il Neutrino Telescope, Christian Spiering, che ha scritto una piccola storia della High Energy Neutrino Astronomy, che dice che ho il testo qui, a 1900, scusatemi, ha detto che dunque che a Padova era la prima riunione della International Venice Workshop on Neutrino Telescope, e l'idea di March e di Learned, di Hausen, di fare la detezione di neutrini in ghiaccio. E erano molte idee, io non sono stato a questa riunione, ma era anche Koshiba che parlava per i grandi rivelatori di neutrino nella Terra. Dunque, finalmente possiamo dire che a Mila e con il neutrino telescope ha cominciato questo grande movimento dei neutrini di alta energia, che è una grande parte di quello che chiamiamo questi giorni astroparticelle e multimessaggero. Qui sono delle immagini dell'ultimo anno che avevamo il piacere di vedere Mila.
E era anche, come Mauro ha detto, all'epoca abbiamo in parallelo, saggiavamo di fare, organizzare un po' l'astroparticelle, abbiamo fatto un roadmap che abbiamo chiamato The Seven Magnificent, era una battuta che non passo, non spiego, ma erano molte delle discussioni erano all'intorno di Neutrino Telescope Conference e avevamo, vedete, le priorità che abbiamo che sono oggi. Tre sono di Project S3, OGE, i successi che conoscete, LSST Euclid anche sarà al cielo e sarà in operazione 2024 e abbiamo un programma internazionale di neutrini. E anche per questa cosa, anche per la globalizzazione, al di là dell'Europa abbiamo lavorato per le cosmological microwave background e le grandi svelatori di neutrini. E mi ricordo sempre un commento di RB, che è un grande amico, Roberto Battiston, membro di APEC, che diceva: capite che di queste sette infrastrutture che proponiamo, solo cinque hanno visto un segnale. E oggi non sono più cinque solo, tutti hanno visto dei segnali importanti. Dunque questa parte del sogno era importante e veramente di avere un luogo che questa discussione è fatta è molto importante. Se no, anche oggi facciamo di continuazione di questo APEC. Un'altra cosa che forse è meno conosciuta, il primo libro che ho letto in italiano era di Adalberto Giasotto, La musica nascosta dell'universo, un'altra grande persona della fisica italiana, e che scrive qui in un capitolo. Con Cabibbo parlavamo ogni tanto di questi temi, gli ultimi ricordi che ho di lui risalgono ai congressi organizzati di Venezia. Organizzati a Venezia di Milla, una fisica delle particelle che si svolgavano nel meraviglioso Palazzo Franchetti. Ci sono andati un paio di volte, nel 2008-2009. In quelle occasioni facevamo lunghissime chiacchierate durante le quali mi chiedeva dettaglio come proseguiva l'esperimento. In quel periodo lui era a capo del Comitato Scientifico di Valutazione dell'INFN e finisce con la frase: e se devo dire dove è nato Advance Virgo, che ha visto gli eventi che conosciamo, è nato lì. Dunque vedete ancora una prova dell'importanza di questo luogo che Mila ha costruito per preparare il futuro. Due parole per Ego e Virgo, perché sarà una descrizione indiretta i prossimi speech. Tra una settimana, due settimane avremo non solo la Francia e l'Italia, ma sarà anche gli olandesi, Nikiev. La collaborazione Virgo si è doppiata, sono 500 autori tra cinque anni, dal 2016 a oggi, e il doppio di autori, molti paesi, nuovi paesi che sono dentro. E siamo anche Virgo, e in parallelo con LIGO è nominata Historical Milestone of Technology by IEEE for Detection of the Eventi di fusione di stelle di neutroni. Oggi abbiamo, come in due settimane, abbiamo visto un catalogo di 90 fusioni di buchi neri, stelle di neutroni tra le due,
Ma non è finito di un evento per settimana che siamo oggi, saremo in qualche anni a qualche per giorno, direi fino a, sì, siamo ottimisti, fino al 10, non so. Ma veramente un programma molto, molto importante e abbiamo discussioni per un post O5, dunque post Iran, chi sarà fino al 32-34. Ma non sono solo questi progetti. Sapete che è un grande programma che si chiama Einstein Telescope, la terza generazione, e l'equivalente degli Stati Uniti che si chiama Cosmic Explorer, e anche LISA. LISA ha di frequenze più basse e la terza generazione è qui. E dunque, se volete l'orizzonte che vedremo con la seconda generazione, saremo fino a Enrage 2, ma con Einstein Telescope saremo veramente all'inizio dell'universo visibile. E non solo, poi abbiamo grandi specialisti con noi, e non solo, l'altra grande importanza, penso, di onde gravitazionali, è che possiamo vedere o ascoltare, se volete, dietro la mura di combination, tutte le transizioni, non tutte, diciamo, le transizioni di fase, la leptogenesi, le strings, molte cose che sono dietro, sono all'inizio dell'universo, saranno visibili fino a un momento alle onde gravitazionali, e nella compagnia è un nuovo. O per nuova persona, sono le possibilità di fare dei detettori di onde gravitazionali alla Luna, e abbiamo fatto anche un workshop a EGO, non è il tempo di parlare di queste cose. Dunque, sì, facciamo una descrizione dell'universo, questa è un po' la pubblicità del poster, del nuovo poster che abbiamo fatto sulla fisica multimessaggera, che era veramente molto aiutata di Mila. Sì, facciamo una rappresentazione di tipo Dante e Beatrice quando sono al fine del paradiso, che vendono la parte al di là dell'immobile. Abbiamo i problemi che conoscete tutti: l'inflation, dark matter energy, la matter dominance, formation, evolution of galaxies, structures, roles, survival, phenomena, nature, black holes, neutrons, e la physics of dense matter. E ho anche l'altra cosa che è molto importante, che continua a essere veramente una cosa stupenda, è il fatto che facciamo questi giorni di cartografie con multimessaggeri, e nostra maniera di scoprire il nuovo sarà imparare l'uno con l'altro, e vediamo se sono la coerenza o non coerenza. Va a dare la possibilità di una nuova fisica. Vi ricordo, avevo l'onore di fare le concluding remarks a 2015, anche allora, dopo abbiamo detto che 27 anni all'epoca hanno stato gli anni della scoperta di high energy photons by Wilks, le fluctuations of CMB, le neutrino oscillation in dark matter, e che possiamo vedere nei prossimi anni. Erano 5 cose, possiamo trovare anche altre, ma penso che erano molto importanti. E siamo veramente, viviamo in un'epoca fantastica, perché le neutrino astronomy multi-messenger, le ascolteremo nelle prossime lezioni, è stata una verità, anche la prima detezione di onde gravitazionali era una verità, e continuiamo questo programma in parte immaginato di Mila. Dunque, all'epoca dicevo Mauro, Pina, Elisa e colleghi, continuate a organizzare questa conferenza straordinaria.
Un'altra cosa che voglio dire, che ha una relazione con la Mila, la cultura di Mila, che la gente ha parlato, è la storia che chiamo le quattro cosmos. Cosmos in greco antico vuol dire bell'ordine. Dunque era usato non solo per l'universo, ma anche per la Terra, la geosfera, la società e anche il mondo intero. Dunque penso che queste infrastrutture che abbiamo, che lavoriamo tutti qui, sono veramente a una posizione molto, molto interessante all'incontro di questi quattro cosmi, perché per esempio prendo le onde gravitazionali per professione, se volete. Gli osservatori sono inseriti nella geosfera, atmosfera, e dobbiamo fare un lavoro straordinario per fare la separazione di rumore e segnale. Rumore sarebbe il rumore della Terra, della sismicità, delle nuvole, dell'antropogenico, anche dell'impatto di onde sul mare terreno vicino. E dunque dobbiamo prima capire il clima e anche i cambiamenti del clima e dopo fare la proiezione all'universo. Una seconda cosa che devo dire, che è il prodotto di questa crisi che viviamo, una seconda crisi, che è la crisi Covid, era un molto bel articolo di Kip Thorne, Roger Blanford, che diceva post-Covid che facciamo, che hanno detto che dopo il pandemic dobbiamo ripensare il legame tra ricerca e educazione. E là vanno fino all'epoca che noi siamo stati giovani, che era l'epoca della guerra calda di Gagarin, Apollo, eccetera, le modelli che abbiamo fatto, che anche le push che ha fatto Stati Uniti, NSF, eccetera, alla ricerca e all'educazione. E terzo, sì, posso mettere ancora quello, è che se parliamo di multimessaggero, parliamo anche di multisensoriale, e questo dà di immagini di inclusione, per esempio non vedenti possono fare l'astronomia o no, ma anche aumentazione di modi con quelli che assorbiamo, cominciamo a capire l'universo. Dunque ho parlato della cosa di, sono tre slides, ho finito, e della cosa che siamo veramente inseriti nell'ambiente e abbiamo già, e queste cose saranno di più importanti, penso, per tutte le infrastrutture, non solo quelle di onde gravitazionali. Una cosa che posso dire è, per esempio, il fatto che facciamo un low latency alert attraverso il mondo quando vediamo un evento che è un candidato di onde gravitazionali, può essere qualcosa che usiamo quando abbiamo una catastrofe naturale, sismi, terremoto, thunderstorms, fires, eccetera. L'altra cosa che è molto importante, che comincia a essere molto, come un esempio, non posso fare tutte le è la storia dei citizen science, e dunque abbiamo un programma insieme con Chilometro Cubo, che è veramente uno dei problemi di Neutrino Telescope, che possiamo mettere dentro della nostra sforza i cittadini di lavorare. E dunque abbiamo un demonstrator, la chiamiamo, è un'app, dove i cittadini fanno classificazione di glitch, che sono piuttosto problemi tecnici, ma chissà, forse sarebbe anche un... Sì, avanciamo probabilmente, forse sarà qualcosa d'altro.
E dunque usiamo le cittadine non con partecipanti, ma non semplicemente come classifiers, ma vogliamo essere veramente inseriti nella sforza intellettuale e facciamo la zonificazione che ho parlato, e questo è aperto, queste sono aperte una settimana fa e sono già molto molto seguiti e sono dentro di una piattaforma che si chiama Zooniverse, che ha 1 milione di gente che fanno queste cose. Dunque ancora un modo di pensare lì come impiccare. Abbiamo anche un programma per le cittadine seniors, diciamo, la terza età. E finalmente ho parlato di questa cosa, che la zonificazione non solo è una cosa che è bella, non solo per l'inclusione di non vedenti all'astronomia, ma che è anche un modo di aumentare il nostro modo di capire l'universo, e abbiamo l'aiuto di una famosa astronoma ceca che si chiama Wanda Diaz-Merced, che facciamo dei programmi di sonificazione dei dati astronomici, e abbiamo l'aiuto delle UN e molte altre cose. E parlando di UN, ho il piacere di dire, forse prima di che è veramente pubblico, che il nostro amico conosciuto di tutti, Michel Spirou, ha coordinato qualche struttura di ricerca, EGU è una di loro, per fare dichiarare United Nations l'anno 2022 come anno dove Sustainable Development può essere aiutato di basic science, non solo l'industria, eccetera, ma nostri. Ho già dato qualche esempio. Dunque, come possiamo usare la nostra, vedete le CERN, laggiù, EGO, e sono altri che vengono, come tutte le nostre infrastrutture possono aiutare il cambiamento climatico e altri problemi di sostenibilità. E questo sarà conosciuto a tutti dopo il voto, il voto pare che sarà quello che diciamo, che sarà positivo, dunque le 2 di dicembre del 2022, dunque tra una settimana. Dunque, e penso, è una idea che ho, penso che queste cose saranno di più in più necessarie per spiegare e inserire la nostra scienza nella società. Dunque, finiscendo, vorrei dire che Mila era un role model in my life come un scientifico. E lo dico in inglese perché non voglio fare dei errori. I admire her knowledge, culture, elegance, sweetness, products of her past history determine who she was. Her stasis, we say in Greek, which means, first of all, stability, product of the past, somehow, something that has causality links inside, as well as her determination and openness to the future, determine where she wanted to go, her flux. Let's say the quantum physics uncertainty that all of our lives have, and she was managing it extraordinarily. So that's my contribution, and Mauro, that I'm very happy to know and work and befriend with. Bina and Elisa, please continue your magnificent work on the Next Generation Telescope Conference that has been and still continues to be so determinant in our field. Thank you.
grazie Stavros dell'intervento, molto apprezzato. Prossimo intervento, Angela Bracco, Presidente della Società Italiana di Fisica. Ok, bene. Allora, intanto che prepara le slide, perché volevo far vedere alcune foto che abbiamo recuperato nel nostro archivio della Società Italiana di Fisica, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per avermi invitato e poter dare il saluto e un tributo anche da parte della nostra Società Italiana di Fisica. Allora, questo per andare. Ah, era questo. Sì. Ok. Allora, come avete già visto e sentito negli interventi che mi hanno preceduto, è chiaro che Milla Valdocciolin è stata sicuramente una grandissima scienziata, un'ottima docente e anche una grande donna. E questo lo si può capire soprattutto dalla relazione che ha avuto con i colleghi più stretti, ma anche in ambito internazionale, con gli altri colleghi con cui ha collaborato nella sua grandissima ricerca. Allora, ci ha lasciato molto, questo è ben chiaro, sia dal punto di vista scientifico, culturale, come donna, e non è facile quindi in pochi minuti dare il giusto tributo a questa figura, ma mi limiterò chiaramente alle cose che riguardano le sue attività o diciamo, tutto quello che lei ha fatto anche in collegamento con la Società Italiana di Fisica. E per quanto riguarda tutte le attività che la Società Italiana di Fisica porta avanti. Allora, innanzitutto, editoria. Allora, siamo molto orgogliosi, sono andata a recuperare nel nuovo cimento, che è l'organo ufficiale della Società Italiana di Fisica e fino a qualche anno fa era una rivista aperta alle sottomissioni, ora è solo Proceedings, ma all'epoca in cui Valdocciolin aveva iniziato a fare la sua ricerca sui raggi cosmici e le sue prime scoperte sulle particelle con stranezza, aveva fatto molte pubblicazioni, e ne ho prese alcune, proprio sul nuovo cimento. Vedete, questa è del 55, lei si era laureata nel 53, quindi proprio nei primi anni in cui si era dedicata a questa ricerca ed era stata subito molto produttiva per quanto riguarda la scoperta di queste particelle e la loro caratterizzazione. E come aveva menzionato Mauro, anche c'è una simulazione a sostegno di questo famoso lavoro che aveva fatto a Berkeley sulla scoperta della lambda, proprio pubblicata qua nel nuovo cimento. Poi abbiamo altre, adesso ho preso le prime pagine, che ancora riguardano più l'attività agli acceleratori, dove si vede tra gli autori anche i collaboratori stranieri, quindi era sia, come è stato menzionato ieri, diciamo, era andata oltre Cortina perché aveva collaboratori sia negli Stati Uniti, che questo articolo qua che vedete, in collaborazione con i colleghi di Mosca. Quindi questo al suo inizio, siamo molto orgogliosi di avere questi articoli nel nuovo cimento, l'ultimo è del 1986 e credo che alcuni di questi è interessante anche andarli a rivedere, soprattutto quando si insegna diciamo, il problema della stranezza, vedere un po' com'era l'origine e come ci sono stati dei contributi italiani e in particolare di Milla, molto forti a arrivare per concludere sulla scoperta di queste particelle. Poi passiamo adesso alle sue attività, perché come sapete la Società Italiana di Fisica gestisce la scuola Enrico Fermi, la scuola internazionale Enrico Fermi a Varenna, e proprio nel 77 lei è stata la direttrice di una di queste scuole sulle interazioni deboli. Abbiamo trovato la locandina con i lecturer
e lì vediamo che effettivamente era in contatto e collaborava con i migliori protagonisti su questo argomento all'epoca e anche gli argomenti di punta e di alto livello che erano state messe come lezioni. Con la SIFA aveva anche fatto un'altra scuola, un convegno nazionale sulla fisica delle interazioni debole, che era stata organizzata a Bologna dalla SIFI nell'84. Abbiamo trovato delle foto interessanti in cui si vede che Milla qui conversa con altri colleghi e qui nell'adunanza, vedete, Milla era l'unica donna in questo convegno. E vabbè, questa era, ed era già l'84 se uno ci pensa, non era negli anni 60, va bene. E quindi, sicuramente era una figura importante per questo congresso e abbiamo... Adesso, scusatemi, per quanto riguarda le attività invece sempre legate ai congressi, abbiamo la sua partecipazione ai vari congressi nazionali di fisica organizzati dalla SIF e lì chiaramente ha dato molte relazioni plenarie e qui ho messo la locandina nell'86 che c'è stato un congresso nazionale qui a Padova dove chiaramente era tra gli organizzatori, alcune foto dell'epoca. E anche in un altro congresso qui nell'anno prima, nell'85, se non sbaglio, in conversazione con Antonino Zichichi. Quindi, per quanto riguarda sempre i congressi, adesso veniamo alle premiazioni, perché durante i nostri congressi avvengono le premiazioni a quelli che vengono riconosciuti come i fisici che stanno dando maggiori contributi alla nostra scienza. E vediamo che nel 97, in occasione del centenario, ha avuto un riconoscimento, ma anche ha avuto altri riconoscimenti che sono ancora più importanti, che sono quello di essere stata nominata socio benemerito. Ancora un socio benemerito è un socio che, oltre ad avere un alto riconoscimento scientifico, ha anche dato molto alla nostra società. E qui la vediamo, era il 2002, al congresso di Alghero con Bassani, che era il presidente. Ma poi arriviamo alla cosa più importante, che è il premio Fermi. Allora, il premio Fermi è il premio più importante che dà la nostra società. È un premio che viene, approvato in una commissione che comprende rappresentanti o delegati dell'INFN, dell'INAF, del CNR, dell'Istituto di Vulcanologia e dell'IRIM. E quindi mette a confronto, quindi è un premio dove partecipano tutte le discipline della fisica e nel 2007 è stato dato a Milla Baldocciolin insieme a Fiorini e Mannelli e la motivazione, come potete immaginare, riguardava i loro risultati importanti nel campo delle interazioni debole e in particolare per Milla Baldocciolin per i suoi importanti lavori che riguardavano i mesoni con stranezza K e i neutrini. La vediamo qui che stringe la mano, ma la vediamo anche in un'altra foto, qua, dove ancora durante il congresso, dopo aver ricevuto il premio, dà una breve relazione riguardante la sua attività. E vorrei concludere con quest'ultimo foto in cui ancora in quell'occasione la vediamo sorridente e la vorrei proprio concludere con questa foto con lei sorridente perché penso che era una persona che sapeva anche gioire di quello che stava facendo, dei suoi successi e trasmettere questo senso di pace e di felicità anche ai suoi collaboratori. Vorrei anche dire che vogliamo ricordarla in questo modo, vogliamo ricordare che ci rimarrà sempre nel cuore sia per la sua
importantissima attività scientifica, ma anche perché è stata una grande donna di cultura e un esempio, una persona di cui sono persone di cui abbiamo bisogno, purtroppo ne abbiamo avute poche, e lei è sicuramente un grandissimo esempio e una grandissima eredità in questo congresso. Quello che ci ha lasciato in particelle elementare chiaramente è notevolissimo, e come avete ben capito. Allora, per concludere, vorrei ancora ringraziare di avermi dato questa opportunità e di aver organizzato questo evento soprattutto. E in questo evento è stato anche ieri mostrata una rappresentazione che è stata organizzata, ideata e messa a punto dalle nostre colleghe di Torino, sia dell'università, bravissime colleghe sia dell'università che degli NFN, e sono molto contenta di aver partecipato, e soprattutto vorrei complimentarmi con queste colleghe, perché anche a nome di molti che ho sentito, perché anche lì è stato dato un bellissimo tributo a Milla Baldocciolin, e quindi fonte di ispirazione anche quello. Quindi ringrazio tutti ancora anche per lo spettacolo. Grazie a tutti. Grazie del contributo, molto molto carine le foto di Milla. Gli archivi fotografici sono preziosi e vanno conservati. Anche noi abbiamo cercato di recuperare fotografie, non è facile, e certe volte è un peccato non averle a disposizione. Il prossimo intervento è il professor Nino Costa per l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Giorgio Parisi prima ha ricordato che un buon sperimentale deve avere un forte contatto con i teorici, e se c'è una persona, un teorico con cui Milla ha discusso è proprio il professor Costa. Sono molto contento che possa intervenire oggi. Buongiorno a tutti, ladies and gentlemen. Porto i saluti del presidente Andrea Rinaldo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e d'Arti. Scusate, la mia avanzata età richiede che faccia uso di appunti. Non riesco a parlare, a ricordare le cose che altrimenti dimenticherei. Il professore Andrea Rinaldo, in effetti, sarebbe stato molto lieto di partecipare a questa giornata. Purtroppo impegni improrogabili istituzionali lo trattengono fuori sede, e sono certo che però riuscirà a seguire in streaming parte degli interventi. Mi ha pregato comunque di portare agli organizzatori e a tutti i partecipanti i suoi più cordiali saluti e i suoi più fervidi auguri di buon lavoro e di successo per questa iniziativa. Mi limiterò quindi a parlare dei contributi di Milla all'Istituto Veneto. Milla è stata una socia per molti anni dell'Istituto Veneto, inizialmente come corrispondente, successivamente come socio effettivo, ed è stata uno dei più più preziosi e illustri soci. Partecipava assiduamente alle sedute dell'Istituto, contribuendo attivamente alla vita culturale e scientifica con i suoi interventi nelle discussioni durante le adunanze, con le sue relazioni scientifiche, con le sue sentite commemorazioni di soci illustri, ma soprattutto grazie ai convegni internazionali che organizzava. Alla fine degli anni 50,
periodo di grande fervore per le scoperte di nuove particelle, che a quel tempo si riteneva che fossero elementari, e precisamente nel 57 organizzò assieme al collega Marcello Cresti una conferenza internazionale presso l'Istituto Veneto intitolata Mesons and Recently Discovered Particles, a cui partecipò Steven Weinberg, un fisico teorico che diede contributi fondamentali allo sviluppo della fisica delle particelle. Nel 79 gli fu conferito il premio Nobel. Ma quello che Miller considerava soprattutto la sua creatura fu il convegno internazionale che si svolse sempre presso l'Istituto Veneto nel 1988 col titolo Neutrino Telescopes, un altro modo di guardare il cielo. Titolo lungimirante che anticipò lo sviluppo della fisica astroparticellare, settore interdisciplinare tra la fisica del microcosmo, l'astrofisica e la cosmologia. Il convegno ebbe un tale successo che Miller venne sollecitata dalla comunità dei fisici a ripeterlo negli anni successivi. Così ebbe origine una serie di convegni biennali sulla fisica e l'astrofisica del neutrino, battezzati appunto col titolo di Neutrino Telescope. Miller era una persona in apparenza fragile e delicata, ma in realtà era instancabile, piena di energia e molto determinata. I suoi convegni, organizzati con passione, con estrema cura, fin nei minimi dettagli e con grande eleganza, hanno richiamato a Venezia i massimi esperti del settore, inclusi numerosi premi Nobel. Qui mi limito a citarne solo qualcuni. Se ricordo bene, oltre a Carlo Rubbia, Sheldon Grasso, Masatoshi Koshiba, Arthur McDonald, Takahashi Kajita. Così Miller divenne The Lady of Neutrinos, come già stato detto altre volte. I primi convegni della serie si tennero a Palazzo Loredan, ma la sede, la sala, che era molto bella, diventava insufficiente a contenere tutti i partecipanti. Con l'acquisizione di Palazzo Franchetti da parte dell'Istituto Veneto, si ebbe a disposizione una sala molto più grande, garantendo così una più ampia partecipazione. Ritengo che il livello scientifico fosse estremamente elevato e che questi convegni forse fossero i migliori che venivano organizzati a livello internazionale nel settore della fisica e dell'astrofisica del neutrino. Miller ne era consapevole, per cui quando le sue condizioni di salute divennero precarie e si rese conto che era arrivato il momento di fermarsi, decise che il 13° convegno svoltosi nel 2009 sarebbe stato l'ultimo. Miller temeva infatti che il livello scientifico e la tipologia dei suoi convegni non sarebbero stati mantenuti in modo soddisfacente da altri organizzatori. Ma ormai questi convegni erano diventati un appuntamento imperdibile e necessario. Così Mauro Mazzetto e il sottoscritto cercarono di convincere Miller che sarebbe stato un vero peccato e una grave perdita l'eliminazione di questo appuntamento biennale. Alla fine, dopo vari colloqui, riuscimmo a convincere Miller e la serie di convegni è continuata da allora fino ad oggi, sotto la guida di Mauro Mazzetto. Le condizioni attuali hanno obbligato a svolgere l'edizione di quest'anno solo via streaming. Speriamo vivamente
che la prossima edizione possa svolgersi in presenza dei relatori e dei partecipanti. Grazie. L'ultimo intervento istituzionale è da parte dell'Accademia delle Scienze di Torino. Mila era socio anche dell'Accademia delle Scienze di Torino e il professor Massimo Moritz ha inviato un contributo registrato non potendo venire qui. Adesso Sara, lasciatemi ringraziare Sara Magrin per Roberto Temporini. Se siamo venuti qua a fare la manifestazione anche perché avevamo la certezza di trovare tutto ben organizzato da loro. Buongiorno a tutti. Sono molto contento di poter portare i saluti dell'Accademia delle Scienze di Torino, della quale la professoressa Massimilla Baldo Ceolin è stata socia nazionale non residente dal maggio del 2008, quindi purtroppo pochi anni perché la collaborazione poi è stata interrotta dalla sua scomparsa. Io non ho avuto purtroppo l'occasione di conoscere direttamente Mila, come tutti dicevano, perché a quell'epoca ero un semplice socio corrispondente dell'altra classe, della classe di scienze morali, e quindi sono mancate le occasioni per poter avere un contatto diretto con Mila. Quando sono stato gentilmente invitato a portare questi saluti, mi sono preoccupato quindi di andare a leggere una bella commemorazione che aveva fatto presso la nostra Accademia la fisica Maria Itala Ferrero, che purtroppo è anch'essa mancata, anche ella mancata negli ultimi mesi. In questa commemorazione, in questo ricordo, si enumeravano ovviamente i meriti scientifici di Mila, ma su questo non voglio entrare, primo perché non ne ho le competenze e poi perché penso che se ne parlerà a lungo nel convegno. Vorrei invece ricordare due cose che mi hanno particolarmente colpito. La prima cosa era che Itala Ferrero ricordava come la professoressa Baldo Ceolin non fosse soltanto stata una grande fisica, ma fosse stata anche una persona che aveva una grande cultura umanistica, letteraria, artistica, musicale. E io ho poi scoperto, per conto mio, che aveva scritto anche un saggio sull'unità del sapere. Ecco, questo mi ha colpito molto e mi ha fatto molto piacere, perché io come presidente dell'Accademia delle Scienze, ora e prima come direttore della classe di Scienze Morali, ho sempre favorito la sinergia, ho sempre favorito la collaborazione interdisciplinare, soprattutto tra quelli che erroneamente vengono detti i due saperi, cioè il sapere scientifico e il sapere umanistico. In realtà il sapere è uno solo, come giustamente sapeva molto bene Mila. E quindi mi ha fatto molto, molto piacere ritrovare questa consonanza in questa persona che purtroppo non ho conosciuto. L'altra cosa che vorrei ricordare è che Itala Ferrero parlava anche del carattere di Mila e diceva da un lato che era una persona molto estroversa, esuberante, quasi vulcanica, di una comunicatività assolutamente immediata, ma peraltro era anche una persona, ricordo a memoria l'espressione, molto elegante, raffinata, signorile. Tant'è, diceva Itala Ferrero, mentre la professoressa Baldo Ceolin era notoriamente nota come la signora del neutrino, dove ovviamente
l'accento cadeva sul genitivo, il neutrino, ciò che contava era l'oggetto dei suoi studi, dice noi la chiamavamo semplicemente la signora della fisica delle particelle o ancora più semplicemente la signora della fisica, perché il punto importante, l'accento per noi cadeva sul primo termine, sulla signora, perché per noi era una vera signora. Ecco, la signorilità, la signorilità. E la signorilità per una torinese doc come era Itala Ferrero, e forse come spero o temo, a seconda dei punti di vista, di essere anch'io, non è poco. Quindi anche questo anche è un elemento che impreziosisce in qualche modo il mio ricordo a distanza, il mio ricordo in qualche modo del tutto impersonale della professoressa Baldo Ceolin. Non mi rimane quindi che augurarvi buon lavoro, portandovi ancora una volta i saluti e il ricordo per coloro che l'hanno potuta conoscere da parte dell'Accademia delle Scienze di Torino. Grazie. Grazie. Si conclude qua la parte istituzionale di questa giornata. Adesso abbiamo mezz'ora di pausa. Io mi scuso con tutti, ma non siamo stati capaci di trovare un sistema per servire un coffee break rispettando le norme anti-Covid. Prendetelo come una nostra colpa e quindi non ci sarà un vero coffee break. Abbiamo mezz'ora di pausa e ci ritroviamo qui alle 11:30. Buongiorno, ricominciamo il convegno con gli interventi scientifici. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di organizzare una serie di interventi scientifici non di commemorazione di Milla, ma guardando in avanti, come certamente lei avrebbe voluto, per discutere i temi di fisica su cui lei si è impegnata nella sua carriera e cercando di fare il punto della situazione. Abbiamo cercato di invitare speaker eccellenti ed è venuto fuori che alla fine abbiamo invitato 4 donne, diciamo è una buona coincidenza, ma la linea guida era più l'eccellenza dello speaker e questo dimostra che insomma qualche piccolo passo davanti l'abbiamo fatto e che non vi trovate più da sole nei convegni. Il primo speaker è Teresa Montaruli, Università di Ginevra, un sacco di titoli, è stata chairperson di APEC, il consorzio che coordina la fisica astroparticellare in Europa, come è stato Stavros, come è stato Antonio Masiero, quindi qua APEC è veramente ben rappresentata, e ci parlerà della fisica multimessenger. Perfetto, grazie Mauro per questa bella presentazione, grazie a tutti per essere qua e io soprattutto ringrazio voi per avermi invitato, per onorare la figura di Milla che io ho avuto il piacere di conoscere personalmente. E oggi ho sentito appunto parlare gli altri speaker della sua signorilità e concordo appieno, è stata una delle persone più signorili nell'animo, cioè proprio persone che inglobano non solo nella loro eccellenza diciamo la competenza, ma anche la modestia che è necessaria per essere un buon comunicatore. E dunque Milla credo che avesse una passione che era per questi giganti della fisica del neutrino. E,
E infatti, diciamo, inizialmente questo meeting doveva essere nella sala dei giganti, e quindi ho, diciamo, preso a riferimento questi affreschi che li rappresentano, proprio per ricordare questa dimensione incredibile dei rivelatori dei quali vado a parlare. E vorrei oggi anche approfondire alcune tematiche, ma in particolare mi concentrerò sulle misure di astrofisica che hanno effettuato. E, mentre so che, diciamo, per quanto riguarda le oscillazioni dei neutrini, avremo altre presentazioni che seguiranno. Quindi mi scuso con Mauro, perché so che il suo cuore, diciamo, è nella fisica delle oscillazioni dei neutrini, anche il mio inizialmente nella mia carriera, ma oggi vorrei parlarvi delle scoperte dei giganti. E quindi in questa slide vorrei ricordare che il programma scientifico dei Neutrino Telescopes riguarda sì l'astrofisica, riguarda la problematica dell'origine delle particelle di altissima energia che incidono sulla nostra atmosfera e poi producono delle cascate del tutto similari a quelli che vengono prodotti negli esperimenti di target fisso al CERN, per esempio, e anche raggiungono delle energie abbastanza più elevate di ordine di grandezza rispetto ai collider moderni. Però, diciamo, esiste tutta una fisica che viene fatta dalle oscillazioni dei neutrini alla fisica dei raggi cosmici. Anche, diciamo, trattiamo tematiche come la Lorentz invariance, l'annichilazione di particelle di materia oscura che eventualmente può essere osservata attraverso particelle standard che possono raggiungere anche dal cosmo i nostri rivelatori, sia su satellite che sulla Terra. E poi c'è tutte delle tematiche che concernono invece l'ambiente in cui questi esperimenti sono inseriti, degli ambienti piuttosto particolari, perché parliamo delle profondità dei ghiacci del Polo Sud o parliamo delle profondità del mare. Con questa immagine della sezione d'urto dei neutrini per molti ordini di grandezza, voglio ricordare che i valori così bassi delle sezioni d'urto delle interazioni deboli costringono anche ad avere dei rivelatori giganteschi. E dunque, diciamo, vedete che tutto sommato la situazione, diciamo, in cui lavorano i Neutrino Telescopes è già quella di sezioni d'urto relativamente elevate. Se parliamo di neutrini, per esempio, che arrivano dal Big Bang, per esempio, parliamo di sezioni d'urto bassissime, e questo rappresenta una sfida per i rivelatori del futuro. E vorrei ricordare anche, diciamo, che, come ricordava Neta Bacol, che only neutrinos with their extremely small cross-sections can enable us to see into the interior of a star. Quindi solamente con questi messenger così penetranti possiamo anche osservare le regioni estremamente dense del cosmo. E dunque anche è stato già ricordato, sono stati ricordati i Nobel Prize di Camille Cambe, per esempio, e dunque ricordo anche l'immagine che questo esperimento, poi seguito da Super Camille Cambe, ha effettuato del Sole, che è veramente una misura estremamente impressionante tramite i neutrini. Dunque, in questa immagine vedete un po' la collezione dei flussi da varie sorgenti di neutrini, da quelli che ho menzionato prima, i neutrini che arrivano dal Big Bang, i cosiddetti cosmogenici, cosmologici, abbiamo i geoneutrinos, per esempio, dal cuore della Terra, e abbiamo anche i neutrini che arrivano dal Sole, dalle supernova, ed ecco qui l'onset dei flussi di alta energia che sono prodotti nelle cascate indotte prevalentemente da protoni, quindi da raggi cosmici, che incidono sull'atmosfera e producono un flusso di neutrini muonici ed un flusso anche un po' più basso
di neutrini elettronici che diciamo rappresenta una misura fondamentale per i neutrino telescopes, perché sono un messaggeri della fisica delle oscillazioni, ma anche sono un fascio di calibrazione per questo tipo di esperimenti. Ed ecco che la fisica, l'astrofisica di alta energia, e quindi la cosiddetta high energy multi-messenger astrophysics, avviene invece in una regione di energia ancora più elevata, diciamo al di sopra, come vi mostrerò fra poco, di un centinaio di TeV, riguarda dei flussi estremamente bassi, come potete vedere, leggermente più duri, direi, cioè con una pendenza spettrale più dura rispetto a quella dei neutrini atmosferici, e sono i neutrini direttamente prodotti nelle sorgenti astrofisiche. Abbiamo una serie di esperimenti, abbiamo esperimenti come SCUBE nel Polo Sud, abbiamo Antares che verrà seguito da KM3NET e poi altri esperimenti come Baikal nel lago russo in Siberia, ed ecco anche nuovi sforzi come per esempio P1 che sta nascendo in Canada. Dunque, i due personaggi che sicuramente molti di voi conosceranno, Markov e Pontecorvo, in una conferenza discussero all'inizio degli anni 60 una proposta di, in effetti, conoscendo bene le bassissime sezioni d'urto, di installare dei rivelatori di luce Cherenkov prodotta dalle particelle cariche indotte dai neutrini nella profondità di laghi o del mare, i primi mezzi che sono venuti in mente. E poi sapete che anche Grice ne aveva speculato di già sulla possibilità di utilizzare questi messaggeri per la neutrino astronomia. Essi furono poi scoperti in miniera da Cowan e Rains, e giusto due mesi dopo la prima mappa dei neutrini, sicuramente tutti di natura atmosferica in questa mappa, fu prodotta da un esperimento in miniera chiamato Collard Gold Fields. Oggi lo sforzo sperimentale è continuato e vedete bene che abbiamo rivelatori anche nel ghiaccio, e abbiamo avuto Antares nel Mediterraneo, che è ancora in funzione ma sta per lasciare presto il posto a KM3NET, in cui vedete la tecnologia è del tutto modificata per poter affrontare il mare, che è senz'altro un mezzo estremamente difficile. Vedete qua una stringa impacchettata in questa sfera che poi si srotola nel mare, liberando i sensori di luce che sono contenuti in questi moduli ottici. Senz'altro è stata un percorso lunghissimo, che è iniziato ai tempi di Milla, perché in quell'epoca c'erano le prime conversazioni sono avvenute anche nel meeting dei Neutrino Telescopes, e vedete che il programma iniziale americano aveva il nome DuMont, è stato cancellato il finanziamento per questo programma perché appunto il mare a 3500 metri, il mare Pacifico, l'oceano Pacifico non era tutto sommato pacifico, e dunque queste stringhe presero acqua e potettero misurare pochissimi muoni che sono stati anche presentati a Neutrino Telescopes. E poi è seguito Baikal nei ghiacci della Siberia, ma un esperimento non molto profondo, e infine Antares ha sfidato il mare a 2400 metri. Nel frattempo, durante il periodo in cui si è lavorato ad Antares, si sono capiti tutti i problemi che anche questo mezzo trasparente, sì, però anche ricco di bioluminescenza, di fondi creati per esempio dal decadimento nel positrone del potassio 40, che crea addirittura un fondo di circa 40 kHz, quindi molto importante per i sensori. Ogni tanto poi arriva anche della bioluminescenza dei pesci che vivono solo nell'ambiente sottomarino, e addirittura rendono morto il fotomoltiplicatore per dei tempi che diventano tempi morti per la rivelazione. E dunque il mare senz'altro è molto challenging, e lo dimostra anche quello che succede oggi in questo progetto
che è il futuro nel Mediterraneo, che si chiama KM3NEX, che in pratica oggi ha raggiunto e superato diciamo la sensibilità di Antares, però è senz'altro una sfida, come potete verificare dalla schedule che hanno avuto nell'installare queste detection units, cioè le loro stringhe, e che ha richiesto moltissimo tempo e che tutto sommato richiederà anche molta manutenzione, come potete vedere dal fatto che alcune di queste stringhe sono state perse già in questi primi anni. Perché allora andare al Polo Sud? L'uomo con gli occhiali qui che guarda verso il fondo di un buco nel ghiaccio, tanti come quelli che sono fatti in Wisconsin, dove io ho lavorato con lui, per pescare i pesci, in realtà questi buchi sono stati utilizzati per l'osservazione dell'universo più violento, dell'universo di più alta energia. Ricordo con questa immagine che il ghiaccio è il mezzo trasparente in cui la luce riesce a propagarsi di più. Non è esente da problemi per un rivelatore di neutrini, nel senso che esso contiene anche delle bolle di aria, ma in profondità anche si trovano degli strati di cenere che è legata all'attività vulcanica nelle ere precedenti. Dunque, diciamo, è un mezzo challenging, ma è stato, diciamo, senz'altro un mezzo di successo, perché i fotomoltiplicatori rimangono congelati nel mezzo e dunque, diciamo, è una situazione molto sicura e una temperatura ottimale per far ben funzionare l'elettronica. Dunque, la schedule di questi esperimenti è stata veramente molto lunga, anche perché è cominciato, Elisa lo sa bene qui nelle audience, è cominciato dal precursore di IceCube che si chiama Amanda e diciamo inizialmente avevano installato le prime stringhe a circa 500 metri di profondità, riscontrando che non si potevano tracciare i muoni a causa delle bolle di aria che erano contenute e dunque, diciamo, la scommessa anche nei confronti dell'agenzia finanziatrice dell'NSF negli Stati Uniti è stata quella di Francis Alsen di dire ma sicuramente la pressione causerà la diminuzione di queste bolle di aria e dunque finalmente troveremo un ghiaccio in cui potremo ricostruire con la precisione del nanosecondo su ciascuno di questi sensori i segnali luminosi del cono Cherenkov che ci consentono di ricostruire dunque la traccia dei secondari dei neutrini. Qua diciamo vi faccio un esempio, diciamo, di come si può costruire una di queste stringhe. Io ho avuto la fortuna di partecipare alla costruzione all'installazione delle stringhe di IceCube, dove vedete questo cavo porta la tensione ai fotomoltiplicatori ed anche trasmette i dati in un centro di calcolo che è situato al Polo Sud. E vedete lo strumento di rivelazione, quindi un fotomoltiplicatore che è rivolto verso il basso di grande superficie, oggi quelli di Supercamiocande sono ben più grandi, e anche la coverage di area, però diciamo abbiamo qua una board di elettronica che in IceCube è stata veramente molto competitiva, in quanto era possibile misurare il tempo di ciascuno dei fotoni che raggiungeva il fotomoltiplicatore e anche, diciamo, la carica totale rilasciata dagli eventi. Ma il fatto di ricostruire quella che si chiama la forma d'onda, la waveform, nei fotomoltiplicatori è stata importantissima per migliorare la ricostruzione, visto che i fotoni nel ghiaccio comunque fanno un po' di scattering su diciamo le particelle che in esso sono contenute. Quando diciamo abbiamo fatto le prime discussioni in presenza anche di Mila sui neutrino telescopes, pensavamo che l'astrofisica dei neutrini fosse stata un'astrofisica dei neutrini provenienti dal basso. Questo perché i neutrini venivano filtrati rispetto al fondo degli atmosferici, che è prevalentemente quello dei muoni, passando attraverso la Terra, i muoni ovviamente morivano e quindi vedevamo sicuramente i neutrini atmosferici. E con delle rate che sono indicate anche qua, abbiamo, diciamo, una rate di circa 3 kHz di muoni atmosferici che arrivano prevalentemente dall'alto della nostra testa, se siamo al Polo Sud, e dal basso arrivano i neutrini atmosferici.
E poi in seguito abbiamo capito che in realtà la vera astronomia richiede delle energie molto più elevate e dunque abbiamo dovuto utilizzare una tecnica diversa. Vedete, quando accendiamo il rivelatore, 10 millisecondi dei dati che prendiamo è tutto background random dal potassio 40, ci sono delle tracce che potete ricostruire, ma capite bene che ci stanchiamo a fare tutto questo filtraggio dei dati e finalmente poi siamo in grado di ricostruire delle tracce che producono, appunto, vedete la luce Cherenkov che arriva, i rivelatori che si accendono e con una, diciamo, in questa visualizzazione avete che il tempo segue il codice del colore dell'arcobaleno e quindi dal rosso al blu abbiamo i primi tempi di arrivo dei fotoni fino agli ultimi e la ricostruzione della traccia anche con la carica. Quando vedete questi blob più grandi vuol dire che il muone passando ha fatto dei piccoli sciami, perché i muoni di alta energia si vestono di tutti questi sciami che producono luce e quindi vedete questi singoli sciami quando si ingrandisce il blob dei fotomoltiplicatori. Allora, dunque, scusate, sono tornata indietro. Ecco qua, queste sono le topologie che misuriamo, abbiamo capito appunto la traccia dei muoni che appunto ha tutta questa luce intorno, prodotta anche dagli sciami che il muone produce, e ovviamente se questo muone è stato generato dai neutrini, quello che possiamo ricostruire è la traccia, diciamo, del muone e non lo vediamo tutto, perché molto spesso l'interazione è avvenuta al di là della regione con gli strumenti di misura e dunque quello che possiamo ricostruire, diciamo, è una parte dell'energia del neutrino e solamente con dei metodi Monte Carlo riusciamo a migliorare la conoscenza dell'energia del neutrino. Però questa topologia non è quella che ha la ricostruzione dell'energia migliore. In realtà la misura più calorimetrica dell'energia la facciamo con le cascate, cioè con le interazioni dei neutrini che avvengono all'interno del rivelatore. Vedete, il blob è molto grande perché è stata rilasciata la gran parte dell'energia nel vertice del neutrino e la luce poi quasi simmetricamente, isotropicamente, si distribuisce sugli altri fotomoltiplicatori. E qua vedete due sciami perché, diciamo, questa è la situazione di un neutrino tau che fa un'interazione adronica, produce un tau e, diciamo, come rule of thumb abbiamo che tau decade, diciamo, a un PeV, fa 50 metri e decade. Quindi noi possiamo separare in Ice Cube due cascate quando, diciamo, l'energia è al di sopra del PeV. Vedete appunto una traccia muonica e diciamo con queste misure abbiamo ricostruito i flussi dei neutrini atmosferici anche con elevata precisione. Come vedete, questo è già stato presentato nel 2012 e abbiamo il flusso dei neutrini muonici prodotti dai pioni e dai caoni. Prevalentemente la regione di energia di Ice Cube è elevata, quindi vediamo il decadimento del cao in atmosfera. Ed ecco i neutrini elettronici che hanno un flusso molto più basso dall'atmosfera. Non siamo in grado ancora di vedere i neutrini che arrivano dai mesonici armati, questo è un po' un mistero che stiamo affrontando, ci saremmo aspettati dai modelli correnti di cominciare a vederli. Però, diciamo, sebbene essi siano diciamo più duri, perché il decadimento di questi mesoni è molto veloce e dunque conservano di più la struttura del flusso diciamo dei primari, che sono i raggi cosmici, vedete questa slope è più dura, però ad alta energia, adesso misuriamo bene questa regione, non siamo ancora riusciti a vederli, e invece abbiamo finalmente accesso ai neutrini astrofisici. Quindi vedete qui, per esempio, l'esempio di flussi di neutrini da gamma ray burst e anche, diciamo, i flussi dei neutrini dalla produzione della delta di protoni sulla radiazione di fondo. Dunque la misura più recente che abbiamo dei flussi atmosferici oggi è questa qui. Come vedete, la misura è molto più precisa, vedete la componente dei neutrini da pioni e K, vedete la componente dei neutrini astrofisici e vedete, diciamo, che questa è la componente residua dei muoni che sono mal ricostruiti, perché questi sono tutti gli eventi che misuriamo come eventi dal basso.
Ma veniamo all'astronomia di alta energia, che quindi richiede degli eventi di questo tipo. Un neutrino che fa una cascata, un neutrino di energia dell'ordine del PeV, che produce una luce isotropa ed eventi che sono della scala del chilometro, perché questo è SQB, stiamo parlando di un chilometro cubo. Dunque, che cosa abbiamo dovuto sviluppare come tecnica per arrivare a diciamo, vedere i primi neutrini astrofisici? Abbiamo pensato che, innanzitutto, una maniera per riconoscere i neutrini atmosferici dai neutrini che arrivano direttamente da una sorgente, in tutto, diciamo, essi sono simili. Però, siccome nel decadimento del K o del pi in atmosfera il neutrino atmosferico è accompagnato da un muone, è possibile taggare questi muoni con un volume, diciamo, esterno al rivelatore e definire un volume fiduciale nel rivelatore. E, diciamo, nel caso in cui si vedono, si possono ricostruire il vertice dei neutrini, diciamo, se l'evento è downgoing, si può appunto discriminare il neutrino atmosferico dal neutrino direttamente prodotto da sorgente. E capito questo, poi esiste, diciamo, oggi un paper che riassume un po' tutta la situazione su questa misura, un paper molto interessante, credo, e vedete, per esempio, questa è la carica rilasciata nel veto, cioè negli strati esterni del rivelatore, è una popolazione di eventi che spicca a bassissima carica rilasciata nel veto e però cariche totali rilasciate nel rivelatore molto elevate. E dunque sono questi i neutrini di cui vi parlavo prima, le cascate dei neutrini astrofisici dell'ordine del PeV, che, diciamo, una volta che abbiamo fatto una misura collettiva e abbiamo misurato la forma dello spettro, non sono compatibili con un'origine puramente astrofisica, neanche prendendo in conto la componente dei prompt. E ne abbiamo un centinaio oggi, un centinaio che sono, diciamo, divisi in una popolazione a bassa energia che utilizziamo più che altro per calibrare la parte dello spettro, diciamo, che viene dal decadimento dei pioni e dei K in atmosfera, anzi qua sono tutti K praticamente, e una componente che invece si avvicina alla regione dello spettro in cui si ha l'onset dello spettro astrofisico. E vedete anche un'altra cosa importante: non abbiamo più prevalentemente neutrini upgoing, ma al contrario, neutrini downgoing, no? Questo è il seno della declinazione. Dunque, questi eventi sono prevalentemente, vengono prevalentemente dall'emisfero che è sopra la nostra testa. Dunque, se l'energia è troppo elevata, la Terra assorbe troppo i neutrini perché le sezioni d'urto crescono molto e dunque dobbiamo misurare nell'altro emisfero. E un'altra cosa volevo farvi notare: la topologia di questi eventi può essere ricostruita. Certo, evento per evento l'errore è grande, però vi faccio vedere un paio di esempi per capire che siamo anche abbastanza in grado di capire che abbiamo alcuni neutrini tau e abbiamo anche un neutrino nella regione della risonanza di Glashow, che era il picchetto a 6 PeV che vi ho mostrato nella prima immagine delle sezioni d'urto. Vedete anche in questo plot qual è la relazione fra l'energia vera dei neutrini, questa è chiaramente una simulazione, quindi con l'energia che ricostruiamo, non sempre perfetta, il valore è piccato nel valore vero dell'energia dei neutrini, però abbiamo una coda che è legata all'energia invisibile dei neutrini una volta che producono la loro cascata. Ecco qua, questo è l'evento che consideriamo un evento di neutrino dalla risonanza di Glashow, che diciamo, è una cascata che si verifica esattamente nella regione del picco della risonanza del W, e quindi diciamo, l'origine è quella di un antineutrino elettronico, molto probabilmente, e vedete anche la misura della sezione d'urto ad altissime energie, parliamo qua di 10 alla 5 GeV fino a 10 alla 7, che è abbastanza consistente con il modello standard. Per quanto riguarda i neutrini tau, vedete, questa è la ricostruzione del decadimento del tau, su una scala in cui non, diciamo, abbiamo
energie del PEV che producono una traccetta di alcuni metri, ma vedete quello che succede, che vediamo un doppio impulso sui fotomoltiplicatori che indica le due cascate in cui viene rilasciata l'energia nella prima interazione del neutrino tau, poi c'è il tau e la seconda è praticamente il decadimento adronico del tau. Abbiamo quindi inaugurato, diciamo, la fisica del flavor ad altissime energie, in quanto possiamo adesso avere un'idea, diciamo, del sapore dei neutrini di altissima energia che misuriamo. Vedete questo plot un po' difficile da leggere, in cui abbiamo la frazione di neutrini tau, la frazione di neutrini mu e la frazione di neutrini e che misuriamo dal cosmo, con varie ipotesi di produzione nelle sorgenti. Per esempio, vedete qua abbiamo il punto rosso è quello dell'ipotesi che ci sia un'interazione adronica, quindi un protone, che produca la catena di decadimento pione e poi muone, quindi ci si aspetta due neutrini muonici e un neutrino elettronico. E invece, per esempio, nel caso in cui il muone non decade, siamo in questo caso arancione. E dunque i nostri dati hanno un best fit che si trova in una regione ancora molto vasta, al 68% di confidence level, che però è compatibile con un modello in cui c'è un beam dump praticamente in una sorgente astrofisica. Per esempio un black hole che accelera un getto in cui ci sono degli adroni e quindi ci sono le interazioni che conosciamo anche dal lavoro che si fa al CERN, per esempio. Ora, quando diciamo poi statisticamente si raccolgono molti eventi, abbiamo parlato di un centinaio di eventi, questo è, vedete qual è il contributo nella distribuzione di energia della parte atmosferica degli eventi. E dunque manca qualcosa che può essere ricostruito come un flusso astrofisico. Facciamo diverse ipotesi e poi valutiamo qual è il livello di confidenza che questi neutrini possono venire solamente dall'atmosfera, e questo lo escludiamo a oltre 5 sigma, e che possono venire da diversi modelli di neutrini astrofisici. E quello che preferiamo al momento è una single power law, ma molto pendente, cioè con uno spettro E alla meno 2 e 9, che è molto lontano dal E alla meno 2 che era previsto dai modelli di shock acceleration non relativistici di Fermi. Dunque, vedete, questa è la misura di questi eventi che cominciano nel centro del rivelatore. Queste sono le misure invece relative a eventi di più bassa energia, fra cui quello che vi avevo mostrato, le tracce. Sono degli indici spettrali ancora non del tutto compatibili, però vedete, diciamo, nella prossima pubblicazione vedremo che, diciamo, le tracce che vi ho mostrato prima cominciano ad avvicinarsi a uno spettro più pendente come quello dell'altissima energia. Arrivo dunque a questa figura che è stata mostrata moltissime volte nel primo telescopio. Abbiamo, diciamo, tutti i flussi di radiazione in questa figura dell'universo. Conoscete bene il fatto che la cosmic microwave background radiation è quella che popola di più il nostro universo, e poi abbiamo la regione radio visibile e qui la regione di alta energia. A queste alte energie, al di sopra, diciamo, di un centinaio di TeV, i flussi dei gamma, come Elisa Prandini sa benissimo, vengono assorbiti, e dunque vengono assorbiti dalla radiazione di fondo che, diciamo, è prodotta dalle stelle e dalla polvere nelle stelle. E dunque, diciamo, ad altissima energia i gamma cominciano a sparire. Però arrivano ancora i raggi cosmici. I raggi cosmici arrivano fino ad energie dell'ordine di 10 alla 21 elettron volt, come leggete dalla scala superiore. E dunque chi produce queste particelle? All'origine della neutrino astronomia c'è stata proprio questa domanda: quale messaggero ci può aiutare a capire l'origine dei raggi cosmici di altissima energia se i fotoni di altissima energia non ci arrivano più? Come faremo ad esplorare i fenomeni di più alta energia? Oggi questo plot è molto modificato, vedete, diciamo, sempre la radiazione dall'universo, i due piccoli picchi della luce nell'ottico e nell'infrarosso che è prodotta dalle polveri stellari. Vedete anche, diciamo, la parte di più alta energia fra raggi X e raggi gamma che comincia a scendere sempre di più, e i neutrini e, diciamo, i
raggi cosmici extragalattici che sono al di sopra della regione del ginocchio dei raggi cosmici galattici, che sono tantissimi perché popolano la nostra galassia e, diciamo, vanno in giro nella galassia per 1 milione di anni e più, perché, diciamo, rimangono intrappolati nel campo magnetico della galassia. E quindi solamente ad altissima energia abbiamo il flusso prodotto dalle sorgenti al di là della nostra galassia, che sembra compatibile appunto al flusso diffuso dei fotoni extragalattico e, come vedete, diciamo, tornano i messaggeri che fanno parte della stessa catena. Se ci sono protoni, vengono prodotti i pioni, e dunque pioni neutri producono la radiazione, i gamma, e i pioni carichi, i neutrini. E, diciamo, da dove arrivano questi neutrini cosmici di altissima energia che vi ho descritto? Qua vedete le coordinate equatoriali, quindi il piano galattico è questa linea che vedete qui, e, diciamo, se si va a guardare, se si fa un'analisi statistica, si capisce che il piano galattico non è il contributore principale di questi neutrini. C'è un contributo che, diciamo, può essere dell'ordine del 10%. Le regioni, diciamo, che producono un 1% di probabilità sono al di là del piano galattico. E inoltre si vede una distribuzione, diciamo, abbastanza isotropica di questi eventi, quindi sono legati a sorgenti di natura extragalattica prevalentemente. E dunque di questo che vi parlo principalmente oggi, e non mi focalizzerò invece sulle sorgenti galattiche, su cui ci sono tante cose da dire comunque. Dunque, raggi cosmici, come dice il mio collega Pasquale Blasi al GSSI, dice sempre: questo è il vero plot multi-messenger, no? Perché in effetti queste particelle cariche contengono materia, contengono addirittura antimateria, come sappiamo oggi. E ci sono tante domande che rimangono pendenti nella regione della extragalattica, quindi stiamo parlando della cosiddetta caviglia e su. Diciamo, supponiamo di avere una sorgente possibile, no? Quindi di nuovo una sorta di beam dump in cui abbiamo un motore, un engine che rimane là molto tempo e accelera dei protoni. Dunque vedete la catena di reazioni in cui ci sono anche i pioni e quindi anche i neutrini e i raggi gamma. Se non ci fossero questi protoni, ovviamente tutto si potrebbe spiegare elettromagneticamente, e dunque solamente con gli elettroni, che dall'astronomia sappiamo che in effetti, diciamo, ci dicono un po' tutto delle sorgenti, campi magnetici ed elettroni. E quindi si ha diciamo, il sincrotrone e le reazioni di inverse Compton che caratterizzano tutte le emissioni delle sorgenti che osserviamo ad alta energia e anche a bassa energia. E allora vi faccio vedere, diciamo, i primi alerts. Non so se parte il video, però vediamo, vabbè. Niente di importante, era un video in cui vi mostravo i primi 10 alert che IceCube ha mandato. Al 10° alert praticamente abbiamo avvisato tutti gli astronomi, inviando automaticamente queste informazioni sulle network degli astronomi, cosiddetta GCN, e vedete una serie di osservatori hanno risposto. Perché? Perché avevamo misurato una traccia, un evento di altissima energia. La sua energia non è misurata benissimo, come vi ho già detto prima. Abbiamo una compatibilità dell'energia fino ad alcuni PeV e la misura dell'energia visibile nel rivelatore ci diceva che erano intorno ai 200 TeV, d'accordo? Però quella è l'energia visibile del muone, l'energia del neutrino è superiore, quindi parliamo di un'energia che può arrivare fino ad alcuni PeV. E questo evento eccezionale aveva una decente ricostruzione della direzione, dell'ordine, di una precisione dell'ordine di 0,5 gradi, ed è stato inviato ad altri esperimenti. E altri esperimenti hanno risposto, il nostro alert è stato inviato entro 43 secondi, e hanno risposto fermi nella regione di 20 MeV, 300 GeV di energia, che ha visto in quella direzione un blast al TXS 0506 più 056, che era in uno stato di flare, cosiddetto, di emissione più elevata
che nella media. E diciamo, altri rivelatori a terra come Magic, in cui qui a Padova lavorate, hanno risposto, quindi Elisa Bernardini ha avuto un ruolo molto importante in questa misura e dunque il tutto è stato pubblicato su Science. Noi a Ginevra avevamo appena terminato un'analisi che guardava un po' in tutte le direzioni del cielo e siamo andati a guardare, visto che abbiamo avuto questo alert esterno indipendente dal nostro esperimento, in qualche modo c'era un'osservazione dagli esperimenti di raggi gamma, abbiamo guardato i nostri dati storici in questa analisi e abbiamo visto che in effetti avevamo un flare molto più importante di quello che è stato anche visto in questa analisi. Questo è l'evento di altissima energia e quindi vedete la corrispondente significanza e abbiamo invece misurato nel 2014-2015 un flare ancora più elevato. E, però questo flare non è stato visto nei raggi gamma, cioè vedete qui che questo è l'evento del neutrino che abbiamo lanciato e la risposta del satellite Fermi, in cui vede anche lui un flare in corrispondenza, ma negli anni passati avevano avuto una misura dello spettro che era un pochino più duro, cosiddetto, cioè indicando un certo aumento dell'energia, ma non un flare. E dunque molti sono stati scettici, anche perché quando andiamo a ricostruire la spectral emission distribution di questo blazar, cioè un black hole che ci sta lanciando un getto di particelle contro di noi, vedete la emissione di sincrotrone, vedete la emissione dell'inverse Compton nei fotoni e questi sono i corrispondenti segnali, diciamo, in ice cube. Quindi nel flare del 2014-2015, diciamo, ci sono limiti per i raggi gamma che non sono compatibili con un flusso così elevato dai neutrini. Possibile che esista un disaccoppiamento così forte fra i raggi gamma ed i neutrini. E dunque i modelli sono stati veramente challenged, si direbbe in inglese. Quello che è successo in seguito, dopo un paio d'anni, è che è uscito fuori un optical telescope che ha analizzato i loro dati e hanno visto che in realtà in corrispondenza dei due eventi di ice cube, uno nel 2017, questo neutrino di altissima energia, e l'altro questo flare solo nei neutrini, però più significativo per ice cube, in realtà loro avevano avuto nel 2017 un flare così elevato nell'ottico che non vedevano da sempre, praticamente con 50 sigma di significanza, e un flare diciamo anche importante come significanza nel periodo in cui noi avevamo visto questo burst in un centinaio di giorni di neutrini. Dunque i modelli hanno iniziato, i teorici hanno cominciato a lavorare e hanno in effetti capito che evidentemente in questa astronomia dei neutrini, quasi incredibilmente, con una manciata di eventi, iniziamo a essere sensibili forse anche alla morfologia dei modelli, no? Delle sorgenti. Cioè, un modello in cui un black hole sta sparando il suo jet e la produzione dei gamma e dei neutrini avviene nella stessa zona, vengono chiamati single zone models, non funziona perché la spectral emission distribution, nel caso di modelli adronici che possono anche prevedere neutrini, non funziona perché se si cerca di fittare il segnale del 2015 di Ice Cube, quindi con un picco importante di neutrini da questi modelli di emissione elettromagnetica ed anche adronica, che indica la presenza dei protoni nelle sorgenti, vedete che viene persa la regione nei raggi X nel FIT. E dunque questi dati di SWIFT rendono impossibile pensare che un modello di single zone possa funzionare. E d'altro canto, diciamo, si sono fatte altre speculazioni in cui, diciamo, se riesco a fittare solamente i dati di Ice Cube, perdo praticamente la possibilità di fittare nei modelli gli altri dati multi-wavelength cosiddetti. E dunque, diciamo, ci sono state svariate speculazioni anche accompagnate da dettagliate misure nel radio, per esempio, del jet di questa sorgente, e si è notato che il jet sembra essere composito e dunque si comincia in effetti a profilare uno scenario in cui questi jet in realtà hanno diversi layers, e questo è stato speculato anche per il resto, per esempio, della quale scienza di due neutron star
nel caso del famoso evento di onde gravitazionali, ma in questi modelli, diciamo, c'è la possibilità di tunare i parametri che sono molto di più per avere dei flussi più elevati di neutrini rispetto ai flussi di gamma. Ed anche altri scenari, per esempio, sono stati speculati, come per esempio la collisione di due jet provenienti da due blazar vicini che poteva produrre un effetto simile. Per chiudere questa storia della neutrino astronomia, abbiamo finalmente anche individuato una sorgente che invece non è un flare, cioè è una sorgente di tipo diverso. In questo caso abbiamo l'interazione di un getto da un black hole in una Seyfert galaxy, cioè stiamo guardando in maniera laterale, quindi vedendo anche l'effetto del, non solo del black hole e del suo getto, come nel caso dei blazar, dove il getto è direzionato verso di noi, ma stiamo vedendo anche l'effetto dell'accretion disk intorno al buco nero. E dunque abbiamo visto un eccesso nella direzione di una sorgente molto vicina e molto bella, che si chiama M77 o NGC 1068, e essa è risultata come l'eccesso più significativo sia nello scan di tutto il cielo dei nostri neutrini, questa è una ricerca che abbiamo fatto io con una dottoranda, e finalmente abbiamo visto che era anche la sorgente più significativa di un catalogo di sorgenti che avevamo selezionato. E dunque, diciamo, di nuovo ci siamo trovati nella situazione che i gamma andavano completamente giù mentre i neutrini erano molto più alti. Ma Milla, diciamo, oggi se fosse con noi ci direbbe era proprio questo forse il senso della neutrino astronomia, cioè mettersi degli altri occhiali e vedere l'universo violento con altri occhi, perché i raggi gamma in effetti subiscono più assorbimento in queste galassie. E dunque in questo sistema in particolare esiste un'interazione fra i venti delle stelle in continua formazione, perché è una Starburst galaxy, e anche il getto del buco nero. Voglio andare un po' più veloce per dirvi che diciamo altre sorgenti importanti sono i gamma ray burst. Sono talmente importanti che oggi abbiamo spiegato il fenomeno dei short gamma ray burst, perché abbiamo visto la coalescenza delle due neutron star nelle onde gravitazionali, e diciamo IceCube continua la sua esplorazione cercando di individuare non solo i short gamma ray burst, ma anche i gamma ray burst che durano dai 10 ai 1000 secondi, e diciamo ancora abbiamo tanti modelli, però dei limiti che per IceCube oggi, diciamo, costringiamo i modelli molto in maniera molto importante. Queste sono le curve dei limiti di Antares, questi sono i modelli. IceCube già entra nella regione in cui può dire qualcosa sullo spazio dei parametri, e in aggiunta abbiamo i telescopi come MAGIC e il futuro CTA che cominciano a vedere questi gamma ray burst anche da terra. Sicuramente si apre una nuova era per questo tipo di sorgenti, e staremo a vedere, vado un po' avanti. Termino con una parola sulle supernova. Le supernova spiegano la regione galattica dei raggi cosmici e rimangono un mistero, cioè, come abbiamo detto già prima, gli spettri che vediamo nel cielo non sono E alla meno 2, come aveva previsto Fermi nel suo diffusive shock acceleration. E inoltre non vediamo che le energie, che queste teorie possono spiegare, delle energie del PEV che corrispondono al ginocchio in cui i raggi cosmici galattici finiscono. E dunque, diciamo, esiste un problema in questo tipo di modelli. Un problema che anche qui vedrà degli scenari molto nuovi nei prossimi anni. Fatemi semplicemente menzionare una cosa, che è che, diciamo, abbiamo un nuovo esperimento che si chiama LASO in Cina, che vede oggi sorgenti nel PEV, nei raggi gamma. Questo vuol dire che non possono essere delle sorgenti extragalattiche per l'assorbimento, devono essere vicino a noi. E sono degli acceleratori fenomenali nella nostra galassia che includono delle pulsar, per esempio, con delle regioni molecolari vicino, oppure degli shock di supernova, dove c'è, per esempio, come si è presentato nel caso della supernova 1987A, esisteva una materia
prima della morte della stella, del collasso della stella, che ha un effetto oggi sui raggi cosmici che vengono accelerati. E dunque il diffusive shock acceleration non è più una teoria soddisfacente e bisogna appunto lavorare su diciamo interazioni del mezzo preesistente con il fascio dei raggi cosmici, che sono una corrente che si propaga in esso. E termino dunque con il futuro, che diciamo sono molto contenta di poter dire che la Decadal Survey negli Stati Uniti ha riconosciuto Ice Cube, il futuro di Ice Cube, come uno dei progetti più importanti per i futuri anni, e sono sicura che diciamo ci saranno tante scoperte. Grazie Teresa per il talk. Nel programma abbiamo lasciato tempo per domande, in modo da avere un po' di discussione, quindi cominciamo le domande in sala, poi casomai Pina se riesce a vedere se abbiamo domande via Zoom. Andrea. Proprio perché mi è intrigante questo scollamento tra quello che succede nei gamma e nei neutrini, e mi chiedevo, questo è puramente il dominio dei modelli o c'è anche qualcuno che sta provando a interpretarlo come magari un nuovo fisico, cose più esotiche, creative, sì. Diciamo cose più creative, sicuramente diciamo stiamo cercando di lavorare anche su, soprattutto nell'ambito del flavor, ci sono delle prospettive per capire nuova fisica e così via. Abbiamo per esempio, già oggi sappiamo che abbiamo molti più neutrini tau di quello che vi ho potuto presentare, e in quel caso diciamo è possibile anche speculare su modelli di nuova fisica, come per esempio materia molto pesante che diciamo viene prodotta nelle sorgenti, o neutrini sterili e così via. C'è, vi posso mostrare un grafico che non vi ho mostrato, dopo il famoso triangolo che è abbastanza, come vi ho detto, difficile da leggere, però diciamo nel futuro, non si vede niente, un attimo, devo fare un skip to slide, ecco qua. Allora, questo per esempio è il confronto di quello che vedremo, diciamo, che abbiamo visto nel 2020 e nel 2040, dopo svariati anni di misura. Quindi bisogna un po' avere gli occhi fini per leggere, diciamo, il codice dei colori. Nel senso che, per esempio, il 2000, la situazione attuale è questo blob, e quella futura è questo più piccolo, e così per gli altri colori, no? Quindi le regioni si separeranno sempre di più. E tanto più quando si uniranno le informazioni di esperimenti come Juno, per esempio, che renderanno molto più potente questa misura. Però, diciamo, abbiamo il confronto fra standard oscillation in normal ordering, quindi diciamo l'ordering normale dei neutrini nei loro stati di massa, e vedete il confronto con un caso in cui la matrice non è unitaria per i neutrini, ovvero ci sono i neutrini sterili, e dunque vedete che le regioni cambiano, no? Rispetto nei due modelli, però certamente diciamo è una misura molto difficile, però vedete che se il best fit è quello standard, le regioni diventeranno sempre più sottili, più piccole, quindi la misura sarà sempre più precisa. E il fatto che adesso abbiamo già altri eventi di neutrini tau rendono questa misura più promettente, che è più sensibile alla fisica, ci sono tanti modelli. Certamente c'è un alto livello di degeneracy fra questi modelli, in quello che è. Quindi, non so, non ti so fare una prospettiva precisa del futuro. Angela Bracco. Okay, innanzitutto grazie per la bellissima presentazione. Allora, io sono un po' fuori, per cui la mia domanda può essere molto. Vorrei capire perché, cos'è di particolare questo esperimento cinese che vede i raggi gamma che gli altri non hanno visto e quanto ha citato. Angela, le tue domande non sono mai stupide, quindi... No, allora, io sono...
ho una partecipazione anche in questo esperimento, abbastanza complessa, perché parlavamo prima del ruolo delle donne in Cina, forse anche peggio. Diciamo che è un esperimento eccellente perché accompagna la misura dei raggi cosmici attraverso un extensive air shower superficiale, cioè dei rivelatori che fanno il sampling delle cascate prodotte dai raggi cosmici in un range di energia molto elevato, a dei rivelatori di gamma, che in questo caso è una piscina che hanno ricavato scavando la terra, mettendoci del teflon e contenendo l'acqua di un fiume che hanno deviato, quindi non è neanche un esperimento ecologico. Combinando la misura dei raggi gamma con i raggi cosmici, hanno un potenziale, per esempio, sulla fisica galattica, perché loro lavorano ad energie molto elevate, quindi sono sensibili nei gamma, sono sensibili prevalentemente al piano galattico. E hanno anche un duty cycle cosiddetto 100%, perché non hanno come CTA le limitazioni legate alla qualità dell'atmosfera, al giorno, alla notte e così via, no? Misurano raggi gamma perché le cascate prodotte dai raggi gamma arrivano nella piscina e quindi producono luce Cherenkov direttamente nell'acqua. Noi invece con CTA vediamo il cono Cherenkov in atmosfera, quindi abbiamo bisogno del buio anche, no? E quindi diciamo, quello che loro possono fare è veramente capire il ginocchio dei raggi cosmici e diciamo la transizione fra i raggi cosmici galattici e quelli extragalattici che avviene al di sopra del ginocchio, no? Perché potranno anche fare uno studio discriminando queste sorgenti che cominciano a vedere, perché abbiamo pubblicato recentemente un lavoro in cui vediamo addirittura raggi gamma del PEV dalla galassia, che sono energie favolose. Vediamo anche questi halo, queste pulsar molto estese con un alone intorno, che sicuramente richiede di vedere tutti i modelli che abbiamo dei campi magnetici nelle pulsar, ed anche diciamo degli shock di supernova con delle molecular cloud vicine, in cui lo shock accelera le particelle, però quando arrivano sulle molecular cloud praticamente appartengono, siccome sono distanti, appartengono a un'epoca precedente in cui lo shock era più efficiente. E dunque il fatto che hanno questa visione estesa, mentre i Cherenkov telescopes sono limitati nel field of view, è una cosa eccellente. E in più accompagnano la misura dei raggi cosmici, quindi possono sottrarre i raggi cosmici alle sorgenti e viceversa. Quindi è un esperimento potente, diciamo. No, così una domanda che anche curiosità, diciamo, riguarda le possibilità future. Cioè, tu accennavi giustamente che adesso siamo entrati pieno titolo nell'epoca del multi-messenger, diciamo, per cui si cerca di combinare segnali diversi che ci arrivano dal cielo. Allora, questo ha dato appunto di gamma e neutrini, cercando sorgenti comuni, questi. Poi, come sappiamo, è stato molto clamore perché si sono viste coincidenze tra segnali di onde gravitazionali e di gamma. Allora, naturalmente, questo non dicesse ho un sogno, insomma, sarebbe quello di avere il multi-messenger completo, cioè di poter vedere simultaneamente una sorgente attraverso le onde gravitazionali che ci manda, il gamma e i neutrini. Ecco, pensi che questo qua, per quanto potrà rimanere un sogno, se c'è una strada per arrivare? Sì. Allora, ho saltato una delle diapositive con questo contenuto. Un augurio che io faccio a Milla e a Mauro anche è che nel prossimo Neutrino Telescope finalmente vediamo la supernova, simile a una supernova, diciamo anche più vicina alla nostra galassia, che è diciamo la 1987A. Avevo preparato delle slide su questo perché
In effetti, secondo me, questo sarebbe un evento incredibile, che forse, diciamo, come abbiamo capito la formazione di una neutron star nel momento in cui c'è stato il burst di neutrini, visto da Kamikand, confermato da EMB e da Baksan, oggi forse saremmo in grado, con la rete di interferometri gravitazionali, di vedere addirittura la formazione di un gruppo nero. Su questo lavora una collega anche che si è formata a Bari, Irene Camborra, e diciamo, è sicuramente uno degli eventi che io credo rivoluzionerà un po' l'astronomia multimessaggeri, no? In futuro. E dovrebbe esserci, perché se siamo... Se crediamo nella statistica, non poi la dobbiamo avere questa supernova, no? È già un po' che si fa aspettare. E non solo si fa aspettare la supernova, ma diciamo, ci sono delle informazioni bellissime che abbiamo su questa supernova. Per esempio, non so perché non mi funziona questo video che avevo messo qui, ma sono le osservazioni, la vediamo anche da qua, sono le osservazioni... La supernova è stata seguita poi, e in particolare Chandra ha visto questo glow che aumentava, no, del ring in espansione, e poi a un certo punto ha visto che diventava costante, quindi è stato superato il ring di materia preesistente legato a questa stella blu che c'era in origine, che era in un sistema binario peraltro, perché diciamo il fatto che vediamo i tre cerchi, no, della supernova che sono nella figura che avevo messo qui, indica che diciamo, c'era un sistema binario e la stella che esplose era una stella già nella sua fase blu, ma aveva lasciato circa 20.000 anni prima del materiale circostante, e dunque lo shock lo sta superando adesso. In questa fase c'è un modello di Berzukhov, se pronuncio bene, che prevede i raggi gamma, e che fra il 2020 e il 2030 ci dovrebbe essere un enhancement del fattore 2 di questi flussi nei raggi gamma. Però non la stiamo vedendo nei raggi gamma, abbiamo solo dei limiti ad alta energia. E dunque, diciamo, questa supernova ci ha insegnato tantissimo, proprio perché era vicino, e abbiamo capito come nell'accelerazione i raggi cosmici sono influenzati circostante, e vedere la prossima supernova sicuramente ci insegna. Potrebbe vedere anche lui o chiunque, quella di me. Magari, se fosse come quella Taiko, non per niente Taiko è uno dei sistemi più interessanti, però purtroppo il suo flusso, cioè pur essendo una sorgente molto dura, perché è relativamente giovane, purtroppo il suo flusso non è intensissimo, quindi dipende appunto dall'ambiente circostante, la quantità di flusso che vedi anche, no? Per le interazioni che poi seguono la fascia di particella accelerata. Per fine, una domanda di Elisa. Volevo chiederti, Teresa, qual è un po' la posizione del futuro? Un altro insegnamento importante di Miller, sì, è necessario progettare misure, esperimenti che abbiano una realistica scala di realizzazione per il progresso scientifico, ma anche per la formazione delle giovani generazioni. Però la conferenza del primo test dimostra anche che è importante avere una visione, diciamo, su scale molto lunghe, sono di più di mezzo secolo per realizzare, diciamo. Sfondi una porta aperta, Elisa, perché... Allora, si stanno delineando, diciamo, un po' due filosofie differenti, no? O, diciamo, installiamo in varie locazioni, appunto, nel pianeta, varie strutture, infrastrutture simili. Abbiamo appunto l'esperimento nel Mediterraneo, abbiamo escluso anche sul futuro Gen 2, adesso c'è appunto un nuovo progetto anche in Canada e il progetto pionieristico dei russi. Questa è una possibile strategia, ma la possibile strategia è quella di sviluppare invece i reattori di alta precisione. Questo è sottolineato in una delle tue diapositive, l'importanza anche dell'inveto, cioè più grandi misure, se vogliamo, di alta precisione. Secondo te qual è in qualche modo la strategia che cercare di... Allora, diciamo che io inizialmente, quando io ho lavorato inizialmente negli esperimenti sottomarini, no, diciamo, il mio primo lavoro è stato progettare la configurazione di Nemo e studiare come le stringhe di Nemo molto dense avrebbero contribuito alle oscillazioni dei neutrini.
E quindi poi oggi vediamo Orca, no? E come contribuirà, secondo me è abbastanza interessante, no? Perché almeno per la hierarchy ci saranno delle sinergie importanti con Juno, con T2K e così via. Quindi diciamo sicuramente è una misura da fare che ha un costo relativamente basso. Però per l'astronomia tu tocchi un punto importantissimo, cioè io ho insistito molto in questa presentazione sull'aspetto principale del ghiaccio, di rappresentare una manutenzione relativamente poco costosa. In realtà, diciamo, Ice Cube prende profitto dai finanziamenti militari per il mantenimento, perché tutta l'elettricità, eccetera, ha anche un impatto ecologico molto importante, un po' da rivedere. Però diciamo che rispetto a KM3Net ha sicuramente una manutenzione più semplice, che forse il progetto, almeno adesso parlo un po' anche con l'esperienza di APEC, ha senz'altro sottovalutato, a mio parere, la manutenzione. Cioè il costo di manutenzione che viene dichiarato è bassissimo, cosa che secondo me non può essere vera, visti anche i primi anni, no? In cui vediamo che, cioè io l'altro giorno preparando la presentazione ho visto l'event display, e in effetti c'erano svariati fotomoltiplicatori già non solo sulla stringa morta, ma già diciamo qua e là, che non funzionavano. Allora, secondo me è una misura anche da fare nell'acqua, nel senso che ha il vantaggio di misurare le cascate con una risoluzione angolare molto migliore del ghiaccio. Però la questione del veto che tu fai senz'altro è molto importante. Quindi non escludo che però con una risoluzione angolare molto migliore riescano a fare una ottima misura comunque, se riescono veramente ad avere sotto controllo i parametri ambientali, che sono difficili, molto difficili. Ora, il fatto che l'Italia, in effetti, e l'INFM abbia questa strategia di focalizzarsi solamente su uno degli esperimenti non rispecchia quello che succede in Germania, da cui tu vieni, e quindi capisco bene che diciamo è una logica che non corrisponde neanche con quello che io sceglierei di fare. Cioè diversificare è sempre la migliore strategia, no? Bene, non abbiamo il presidente dell'INFM connesso, se no magari qualche messaggio poteva chissà, arrivare. Dovrà sentire prima o poi qualche... Sì. Mauro, io ho una curiosità. Credo di ricordare che questa... E credo di ricordare che questa idea della piscina o chissà che cos'è che hanno fatto i cinesi, in realtà fosse un'idea della Mila che voleva realizzare la Sasso. Mi ricordo che era Bobby sotto l'altra persona con cui lei aveva proposto. E con Carlo Rubbia anche avevano parlato di inondare non so che cosa. Sì. Purtroppo. In Basilicata, se non è un posto. No, sì, no, era nella zona del Gran Sasso. Del Gran Sasso, ah, addirittura. Quindi ricordavo un po' che... Sì, infatti un lago enorme. Ecco, io avevo un vago ricordo di questo, però non sapevo, non ricordavo anche il nome di Bobby, che era l'altra persona con cui faceva questo. Sì, sì, lo ricordo bene, sicuramente, diciamo... Per quanto riguarda i neutrino telescopes non poteva essere un'idea praticabile, perché la profondità di scherma dai fondi. Per quanto riguarda invece la gamma ray astronomy, sì. Non so se volessi inondare le gallerie, sì. Non ricordo esattamente. No, Maria Teresa, guardavo se c'era Pugliarin, perché lui ricorda meglio. La Mila aveva spinto molto per questa cosa qua, vero. E aveva discusso molto con i giapponesi, tanto è vero che Marco Lavedere è stato 2 anni in Giappone a fare test su questi setup, ma i giapponesi stessi l'hanno abbandonata per poi dedicarsi a Super Kamiokande, proprio perché equipaggiare un laghetto non era... Cioè lo scavo poi costa moltissimo, a parte appunto sì, tutte le questioni di ambiente, cioè non troppo... so se in un... In un parco nazionale dell'Abruzzo avrebbero fatto fare una cosa come quella che hanno fatto in Cina, che ha vissuto lo scenario. Sì, sì, comunque al momento l'idea era stata presa seriamente in considerazione, poi sì, 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 non era molto realizzabile. Però l'idea vincente è stata questo mescolamento fra i raggi gamma e i raggi cosmici, che non ha... Adesso, diciamo, voi qui a Padova siete anche coinvolti in SWGO, come SWIGO, come lo chiama Alessandro De Angelis, e questo vuole un po' riprodurre un'idea similare.
Certo, diciamo, a un certo punto poi bisogna anche tener conto del piano internazionale. Io personalmente ci tengo molto che CTA possa funzionare come CTA e non come Magic Large Size Telescopes e HES Middle Size Telescopes, che è il rischio che stiamo affrontando. Cioè, CTA è difficile come esperimento perché viene da due comunità che appartenevano a due esperimenti di corrente generazione che non lasciano lo spazio all'osservatorio come dovrebbe essere, purtroppo. E dunque, però, la fisica che, cioè, se non ci guida non ci guidano i raggi gamma da Terra, quindi con chilometri quadrati di superficie, chi guiderà questo campo della alta energia in pratica? Un satellite capace di raggiungere energie del centinaio di GeV, però non è che si può arrivare a 10 TeV, 100 TeV e 1 TeV, no? Oddio, forse non si può neanche andare sulla Luna, là dobbiamo fare solo compound telescopes, possiamo fare, non c'è l'atmosfera, quindi. Va bene, Pina, ci sono domande da Zoom, quindi direi che finiamo qui questa sessione. Grazie ancora a Teresa. Ci ritroviamo qua alle 14:30 con...